Immagine. Stiamo per passare in Facebook ancora un attimo. Ecco, siamo dentro in Facebook in questo momento. Marco, io metterei l'immagine, va bene? No, non posso. Marco, mi devi attivare lo share screen. Ho aspettato i 10 famosi 10 secondi. Ok, ci siamo. Non posso mettere eccolo qua. No, l'altro. No, dov'è? Mannaggia, non c'è. Non posso metterlo, è sparito. Vabbè. Noi siamo in diretta. Non riesci a mettere la locandina? Okay. No, perché mi va solo Adesso si su. vede. Ma non volevo quella io. Eccola qua, questa. Perfetto. Allora sì. Però ne. Ok. No, questo è il programma, è l'altra che devi mettere. Sì.
Bene, allora, buongiorno, bentrovati a tutti. Pian piano vedo che si stanno collegando altre persone alla nostra diretta Facebook. Intanto mi presento, sono Anna Rossi, psicologa e referente della sede AIBI di Mestre. Vi accompagnerò durante questo pomeriggio in cui potremo confrontarci sul tema adozione e affido, la bellezza di accogliere in famiglia, famiglie accoglienti, agenti di cambiamento e coesione sociale, che è anche il titolo che abbiamo dato appunto a questa nostra diretta. Vedete qui con me, sono già presi i relatori che si alterneranno per condividere con noi tanti spunti di riflessioni ed esperienze sul tema dell'accoglienza. L'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia è Simone Venturini, il presidente di AIBI Marco Griffini, la vicepresidente di AIBI Cristina Riccardi, la dottoressa Francesca Passarini, assistente sociale del CASF, Massimo Cecchetti, coordinatore regionale di AIBI per il Veneto e alcune famiglie adottive affidatarie che vi racconteranno la loro esperienza e vi li presenterò nel pomeriggio. Ringrazio tutti per la disponibilità mostrata nel partecipare a questo nostro evento online e colgo l'occasione per ringraziare anche chi ci ha aiutato nella fase organizzativa e chi oggi in questo momento ci segue dal punto di vista tecnico. Con l'incontro di oggi si avvia il progetto Accogliere le famiglie accoglienti, agenti di cambiamento e coesione sociale, realizzato col contributo del Fondo di Solidarietà costituito dal Sindaco Brugnaro di Venezia, con l'accantonamento dell'indennità da primo cittadino, oltre che da una quota di quello degli assessori e alcuni consiglieri comunali. AIBI con questo progetto si propone di accompagnare le aspiranti famiglie adottive e affidatarie nel tempo dell'attesa, con un percorso formativo di approfondimento di tematiche che possano rafforzare la consapevolezza e le competenze genitoriali, fornendo inoltre uno spazio di riflessione condivisa. Inoltre accompagnerà le famiglie tramite consulenza attivabile al bisogno e con la presenza di una rete di famiglie e supporto. Il progetto si propone dunque di rafforzare le competenze genitoriali delle famiglie ad accoglienti, consolidare e ampliare la rete di famiglie volontarie, adottive e affidatarie, sensibilizzare all'accoglienza sia essa adozione o affido. Verranno inoltre proposte in seguito delle formazioni per operatori e degli eventi aperti alla cittadinanza. Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco e l'amministrazione per averci fornito l'opportunità di realizzare questo progetto. Passo ora la parola all'assessore Simone Venturini, assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia, che fin dal 2010, anno in cui è stato eletto come consigliere comunale, mette a disposizione dei cittadini la sua grande passione civica, sviluppando e sostenendo la correlazione tra lavoro, sviluppo economico e welfare. Ci parlerà della realtà del Comune di Venezia tra bisogni e disponibilità familiari. Prego. Grazie mille per l'invito e grazie per aver voluto organizzare, nonostante la situazione che stiamo vivendo, questo momento. È un tentativo di mantenere comunque una certa normalità, perché se è vero che tante cose si sono fermate, è anche vero che invece le famiglie, le esigenze dei bambini e delle situazioni difficili che alcune famiglie vivono non si sono assolutamente arrestate, anzi forse in questo momento e nei mesi della chiusura complessiva è stata ancora più dura e più difficile provare a risolvere alcune situazioni, perché si è reso più difficile anche effettuare alcuni servizi. È venuta meno la scuola, che svolge una funzione importantissima nella formazione dei ragazzi, anche di quei ragazzi e bambini che provengono da famiglie con fragilità, e quindi è stato un momento in cui, il 2020, in cui tante cose sono ovviamente cambiate, ma che sicuramente lascerà qualche cicatrice nella crescita di molte generazioni e sicuramente ha reso meno facile fare il nostro lavoro, nonostante ci siamo veramente ingegnati ogni giorno per provare a stare al passo coi tempi, dal fronte della disabilità a quello degli anziani a quello appunto del servizio educativo domiciliare. Abbiamo dovuto completamente stravolgere anche le modalità con cui il Comune solitamente si riesce a entrare in contatto con i suoi cittadini. E quindi in questo grande, appunto, questa grande confusione, ma in questa grande anche capacità dei servizi, che ringrazio veramente di cuore insieme a tutte le realtà che lavorano sul tema dell'infanzia e dell'adolescenza, grazie a questa capacità anche di reinventarsi continua, perché ogni giorno ci reinventiamo
cose nuove, siamo comunque riusciti a garantire un alto livello dei servizi in questa città, che sicuramente ha comportato molto sacrificio, ma è altresì necessario svolgere, lo dovevamo ai nostri ragazzi e ai nostri bambini. Il Comune di Venezia, per quanto riguarda l'affido familiare, la solidarietà familiare, ha da tempo una tradizione molto lunga di collaborazione, soprattutto con AIDI, ma con altre realtà, e ha voluto anche attivare al suo interno alcuni servizi che si occupano di questo. Poi avete chi ne potrà parlare meglio di me e in maniera più approfondita dal punto di vista tecnico. Io voglio solo dare tre titoli di quello che stiamo facendo e l'impegno di continuare, ovviamente. Poi purtroppo io non potrò stare con voi fino alla fine perché devo andare a consegnare dei pacchi che arrivano con dei Babbi Natale motociclisti a dei bambini a Chilignago e quindi mi aspettano sulle 3:05 e devo quindi tra un po' fuggire in macchina. Però ci tenevo a esserci per appunto il motivo che dicevo prima, perché quest'anno è stato molto particolare anche per i nostri bambini e per i nostri ragazzi, in particolare quelli provenienti da famiglie con delle fragilità, ma anche per confermare l'impegno del Comune, impegno che si articola sicuramente nel centro per l'affido che il Comune di Venezia gestisce da tanti anni, che è un'eccellenza del nostro Comune, ci lavorano persone molto preparate, molto brave e molto appassionate anche il lavoro che fanno. Questo impegno appunto non verrà meno, anzi il prossimo anno lavoreremo ancora di più, e sia per quanto riguarda l'affido familiare comunemente inteso, sia anche con un particolare occhio di riguardo tutto il tema dei ragazzi stranieri non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, su cui il Comune di Venezia ha una tradizione di impegno vero. C'è poi tutto un lavoro che quest'anno non si è riusciti a fare come avremmo voluto fare con Dritti sui diritti, di cui siete ormai anche voi parte attiva. Ogni anno il Comune organizza in tutto il territorio delle iniziative capaci di coinvolgere il terzo settore, le famiglie, le parrocchie, il mondo sportivo, appunto sui temi della solidarietà familiare. Ed è una manifestazione giunta all'ottava edizione e quest'anno si è svolta ovviamente con delle modalità particolari, ma è utile perché fa capire che è tutta la città che si deve prendere cura dei bambini, non può essere una funzione che si delega solo ad alcuni, non si può delegare solo alla scuola, non si può delegare solo alle famiglie, non si può delegare neanche solo al comune, evidentemente. Serve un approccio comunitario, e tutti quanti gli attori, le agenzie educative devono fare la loro parte per realizzare quella comunità educante che laddove funziona, tante cose, negative non avvengono. Quindi è importante che ci sia la consapevolezza da parte di tutti, dal primo all'ultimo cittadino, che ognuno può fare qualcosa su questo tema. Qualche anno fa, appena insediato, mi pare 2 anni dopo il mio insediamento, siamo riusciti a dedicare un'intera riviera ai diritti dei bambini in via Po Aereo, con una bella cerimonia, e ogni anno la ricordiamo perché appunto non c'è mai troppa riflessione intorno a questi temi, c'è ancora molta strada da fare. Un terzo impegno che ci stiamo assumendo con un servizio un po' più innovativo, messo in piedi dalle nostre bravissime assistenti sociali del Centro per l'Affido, è appunto quello di affiancare le famiglie con fragilità d'origine con dei percorsi che non siano l'affido, ma che siano un sostegno da parte di altre famiglie che possono aiutare la famiglia d'origine a prendersi cura. Pur mantenendo appunto la persona, il bambino nella famiglia d'origine. Quindi un mutuo aiuto, un mutuo soccorso, un puntellamento della famiglia d'origine fatto da altre famiglie. È un servizio sperimentale che abbiamo avviato, che mi sembra però stia dando buoni frutti e ci invita a continuare in tal senso. C'è poi un impegno che, appena reinsediato nella funzione di assessore un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, ci siamo presi insomma con i servizi, quello di mettere nuovamente mano al regolamento per l'affido familiare, perché ogni cosa insomma invecchia, quindi anche quello forse va un attimo rivisto, inserendo nuove cose che possono rendere un po' più facile per le famiglie aderire, avvicinarsi a questo importante istituto e garantire loro una maggior collaborazione ulteriore da parte dell'ente locale. Quindi c'è un gruppo di lavoro che sta proprio ragionando. E credo che non appena abbiamo un'ipotesi di bozza ci possa essere anche con voi un confronto per raccogliere le vostre osservazioni, le vostre opinioni e poterlo poi portare in commissione, in consiglio comunale, in modo che sia un lavoro a più mani e non sia solo un lavoro del Comune di Venezia. Quindi, insomma, a stretto giro, penso che tra gennaio e febbraio, condizioni sanitarie permettendo,
organizziamo eventualmente un passaggio insieme e vediamo il lavoro svolto dai nostri uffici e come può essere eventualmente integrato con le vostre osservazioni. Io non voglio portarvi via altro tempo, ci tenevo però appunto a darvi questi tre flash e garantirvi un impegno che continua. Continua a prescindere ovviamente dall'assessore, perché gli assessori passano, poi per fortuna però gli uffici restano e lavorano. Però ecco, è anche un lavoro che vede da parte mia una grande attenzione e un grande sostegno, quindi non dovete sforzarvi e ripartire a convincere un assessore dell'importanza del vostro lavoro e di questo istituto. L'avete già fatto negli scorsi anni, quindi ormai sono totalmente conquistato dalla vostra capacità anche di raccontare la bellezza, ma anche le difficoltà alle volte di questi percorsi che vengono intrapresi. E c'è solo l'impegno appunto a continuare a lavorare insieme. Da questo punto di vista, insomma, anche la bella notizia che nonostante 40 milioni di euro in meno entrate nelle casse comunali in questo anno, perché mancano completamente le entrate da turismo, il bilancio di previsione 2021 che stiamo approvando in queste ore in Consiglio Comunale è un bilancio che non taglia un euro sul fronte sociale. Credo che questo sia un messaggio importante di come si vuole continuare a garantire il livello dei servizi a cui siamo stati abituati. Grazie. Beh, queste belle notizie che il Comune di Venezia ha, le attenzioni verso la solidarietà, tantissime iniziative e poi anche questa idea che possiamo veramente lanciare nuovi progetti di collaborazione per quanto riguarda l'affido, anche insomma aiutarci reciprocamente nei nostri obiettivi comuni, quindi grazie veramente del vostro aiuto, del vostro sostegno e noi siamo qua insomma per qualsiasi tipo di collaborazione. So che lei deve correre velocissimo, un altro impegno appunto sempre legato a questo tema della solidarietà, quindi la ringraziamo veramente tanto, la salutiamo, buon lavoro e buon proseguimento. Arrivederci, grazie. Bene, allora noi intanto continuiamo con le nostre conversazioni, i nostri approfondimenti sul tema dell'accoglienza. Ora darò la parola a Marco Griffini, che è il fondatore e il presidente di AIBIL, Amici dei Bambini, un'associazione che nasce nell'83 dall'iniziativa sua e della moglie, proprio come genitori adottivi. E da sempre AIBIL lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l'emergenza dell'abbandono. Inoltre promuove l'idea di accoglienza come atto di amore e di giustizia. Ecco che il presidente Griffini ci parlerà del significato profondo dell'accoglienza familiare. Prego. Grazie Anna. Un caro saluto all'assessore Simone Venturini. Complimenti per quanto state facendo, complimenti anche per la sua età, giovane assessore, quindi si vedono che hanno proprio un bel passo sul tema della cultura, che magari anche altra generazione ha dimenticato. E un ringraziamento al sindaco Luigi Brugnaro, perché insomma vorrei che magari fosse questo esempio fosse anche seguito da altri comuni, perché investire sull'accoglienza, sull'adozione, sull'affido oggi è andare veramente controcorrente, no? Siamo proprio inseriti in questa società che sta proprio dimenticando forse queste tematiche. Ma arriviamo al tema nostro, ecco, tu mi avete assegnato questo bel tema, significato profondo dell'accoglienza familiare, che io vorrei allora entrare con questa breve riflessione, poi Anna tu mi fermi quando il mio tempo è scaduto, e entrare un po' con voi, no? Un caro saluto anche a tutte le famiglie presenti, adottive, affidatarie, agli amici che magari pensano di fare questo bellissimo gesto di accoglienza. E io provo la mia riflessione, visto che poi Francesca e Cristina entreranno in maniera più dettagliata e specifica e precisa nel tema dell'affido, dell'accoglienza familiare affidataria, io vorrei invece prendere questi minuti per entrare invece in profondità nel tema dell'adozione. E vorrei partire proprio da quello che riguarda sostanza poi il 94% delle famiglie che adottano, che è il grande tema della sterilità. Però una riflessione che vorrei fare vale anche per il rimanente 6% di quelle famiglie che, avendo avuto la grazia della fecondità biologica, hanno messo al mondo dei figli, ma poi, toccati magari da qualcosa d'altro, si sono aperti anche all'adozione adottiva. Però prima vorrei presentarmi. Sono una di quelle coppie definite appunto sterili. Sono tante, siamo un esercito, perché in Italia oggi le coppie
sposate senza figli, dati un po' vecchi del censimento 2011, sono più di 5 milioni e mezzo, qualcuno in più perché sono passati ormai quasi 9 anni. E di questo esercito sconfinato, quasi 3 milioni si stima che siano delle coppie sterili. E allora la prima riflessione è: ma di quale sterilità stiamo parlando? Perché la mia esperienza è un pochettino, non è totalmente di una coppia sterile. Allora parliamo di sterilità o di non fecondità? Perché qui già un primo distinguo va fatto. Siamo coppie sterili, ma siamo anche coppie non fecondi. E con la mia testimonianza è questa, che si può essere sterili, ma assolutamente fecondi. E la mia fecondità è fatta da 3 figli adottati, che ormai sono diventati quasi tutti dei padri, delle madri, quindi 3 figli adottati, il primo in Italia, il secondo un africano, il terzo un brasiliano, 7 nipoti, l'ultima nipotina è arrivata una settimana oggi, è arrivata a casa da pochi giorni, e quasi 4.000 bambini adottati in questi bellissimi 37 anni di AIB. 4.000 bambini, 4.000 storie, 4.000 casi che ci portiamo nel cuore. E ogni volta c'è l'emozione. È arrivato un abbinamento settimana scorsa dalla Bolivia, un paese molto caro a noi, che finalmente riapre dopo tanti anni. E allora quando leggo, una volta salivo in un ufficio e mi dicevano: Presidente, un abbinamento nuovo, adesso c'è la mail che arriva, ma non è una mail fredda, una mail carica, piena di tanto amore, di tanta accoglienza, di tanta fatica, di tanto sudore, perché dietro un abbinamento c'è una storia, c'è una vita, c'è un lavoro, c'è speranza, delusioni. E allora quando arriva quell'abbinamento mi emoziono sempre, la pelle d'oca c'è sempre. Quindi 4.000, 4.001, 4.002, ma non importa, fosse anche un solo bambino. Quest'anno è un anno difficile per le adozioni, non arriveremo credo alle 400 adozioni all'anno, ma sono 400 storie di vita faticose, di coppie che sono andate, che stanno sfidando il coronavirus, che fanno le quarantene, che si sottopongono delle fatiche più stressanti del solito. Ne abbiamo oggi in Colombia, in Perù, in Romania, sono rientrate del nostro network lì, sono entrate coppie dal Vietnam. Abbiamo sentito oggi che sono iniziate le prime vaccinazioni in Russia, chissà se apriranno poi i confini. Ecco, c'è ancora questo mondo che nonostante l'epidemia ha voluto essere presente. E allora entriamo subito in questa riflessione. Quindi io sono un testimone che pur essendo sterili, la sterilità non ferma la nostra accoglienza. Quindi si può diventare coppie fecondi anche se toccati dalla sterilità? La mia risposta è sì, però occorre fare 4 passi e un piccolo esercizio. E ora vorrei così insieme a voi percorrere questi 4 passi. Primo passo è vedere con occhi diversi la nostra sterilità, ma questo vale anche per le coppie feconde, anche perché se per adottare devono compiere un atto di sterilità. Non è un gioco di parole, ma è comunque una considerazione. Vedere con occhi diversi la nostra sterilità non è una disgrazia, non è quella maledizione di cui si parla nel Primo Testamento, dove le coppie affette da questa maledizione sterili chiedevano in ginocchio di Dio che gli togliesse questo marchio della sterilità. Erano proprio delle reiette, no? Vi ricordate queste grandi personaggi di donne sterili, no? E tutte, dopo aver pregato, hanno ottenuto la grazia della fecondità. Non hanno adottato, ma hanno fatto un loro figlio, nonostante anche l'età. Allora, vederla con occhi diversi cosa vuol dire? Vuol dire magari cercare qui di entrare, ecco l'aggettivo profondo, di entrare nella profondità di questa sterilità. E se dietro questa nostra sterilità ci fosse addirittura una chiamata, se fossimo noi, piccolo esercito, rispetto al grande esercito di coloro che hanno ottenuto la fecondità biologica, se noi, proprio noi, fossimo chiamati ad un grande progetto di salvezza che riguarda, guarda caso, un bambino abbandonato, se noi, proprio noi, fossimo chiamati a ridare ad un bambino abbandonato quella dignità di figlio che spetta ad ogni uomo, se fossimo noi proprio coppie sterili ad essere chiamati a chiamare un bambino che mai sarà chiamato per tutta la sua vita con il nome di figlio. Ecco, allora se noi
fossimo capaci di vedere questa nostra sterilità non come una disgrazia, ma addirittura come una grazia, e noi l'abbiamo chiamata la grazia della sterilità feconda, ecco che allora si aprirebbe di fronte a noi un nuovo panorama. E allora vedremo che la nostra chiamata è una chiamata a compiere il più grande atto di giustizia che una persona possa mai compiere nella propria vita: ridare dignità ad un figlio. Io credo che la coppia, il genitore adottivo, padre e madre che essi siano, una volta che adotta, poi potrà fare anche tutti i peccati più nefandi di questa umanità, ma comunque sarà considerato grande nel regno dei cieli, perché lui ha compiuto questo grande atto di giustizia, che è ridare la dignità di figlio, che noi società, perché quando avviene un abbandono, tutti noi ne siamo coinvolti, la colpa è nostra, anche se non siamo responsabili, anche se non siamo colpevoli, ne siamo comunque responsabili. Io non sono colpevole che una madre o un padre abbandonano il figlio, ma ne sono responsabile, in quanto quella madre e quel padre hanno abbandonato quel figlio. Ecco allora che io sono chiamato a rimediare, se io accetto questa chiamata, ecco allora che veramente io sarò considerato un uomo giusto, ma di quella giustizia che non è di questa terra solamente, ma anche del regno dei cieli. E questo è il primo passo. Come vedete, allora, come si amplia già questo concetto di sterilità? Il considerarla non una disgrazia, ma, se io sono capace di vederla con altri occhi, addirittura una grazia, una chiamata. E la miseria, ma che cosa dici? Io vorrei solamente adottare un bambino e tu mi parli di tutte queste cose. Ma io non sono, ma non sono preparato a questi discorsi. Io voglio adottare solo un bambino. Eh sì, ma tu per adottare un bambino, questo è il secondo passo, tu devi andare al di là del tuo io, del proprio io. Dobbiamo andare al di là di noi stessi, al di là del proprio noi, perché noi andremo a dare una risposta alla grande domanda che si pone oggi, che tutti si pongono, quelli che non sono chiamati. Ma come può un bambino che non è mio figlio, che non è carne della mia carne, sangue del mio sangue, diventare mio figlio? Com'è possibile? Com'è possibile? È possibile. Basta uscire dal nostro io, dal nostro noi, e cominciare a vedere e aprirci all'altro, che devi diventare un noi. Aprirmi all'altro che solo poche ore fa non conoscevo, aprirmi tanto, talmente tanto, che quell'altro deve diventare un noi. Chi ha avuto l'esperienza dell'adozione, parlando con i figli, in modo particolare con le madri, a un certo punto i bambini si interrogano: io sono nato nella tua pancia. Ma mamma, ho visto la zia che la c'è la pancia, ma io sono nato in quella pancia. Tu sei nato nel mio cuore, nel nostro cuore, perché sei diventato un noi. Ecco, com'è possibile che un bambino, non figlio mio, divenga mio figlio? Quindi non sarà solo il nostro corpo che darà vita, ma sarà il nostro amore che darà la vita. E qui me lo testimoneranno poi. Abbiamo dei grandi testimoni qua. Adesso vedo Massimo e Luisa, testimoni super dell'accoglienza, nel bene e nelle cose un pochettino più difficili. Allora, perché noi abbiamo ridato la vita, ma la ridiamo non è solamente nell'adozione, né quell'atto adottivo, la ridiamo continuamente, come credo faccia ogni genitore biologico. Ogni giorno noi ridiamo la vita. Ecco, noi genitori adottivi abbiamo ridato veramente una seconda vita a questi figli nati e non riconosciuti come figli. Ecco allora che dobbiamo entrare in questo male, nel male dell'abbandono, perché l'abbandono è un male, no? Adesso non mi fanno fare più corsi di formazione, perché dicono che sono un po' anzianotto, e quindi lo fanno tutti i giovani, ecco, l'Anna Rossa e tutto quanto, no? Però quando li facevano, fatti tanti, ancora si ricordano le coppie: l'ho fatto con te, ti ricordi? Io dicevo sempre: mi fate ridere, no? Quando si parla di bambini affetti da qualche male, no? Oh, voglio avere un bambino sano, per carità. Ma no, un bambino abbandonato, sì, potrà essere sano fisicamente, ma è ammalato. È ammalato del male dell'abbandono. Ha dentro nel cuore questa malattia. E difficilmente
riusciremo a stirpargliela, sì. Lo potremo fare se saremo noi capaci di redimere quel male anche una volta allora entrare nel suo male e farlo nostro. Perché il male, e sono i teologi a dirlo, una volta che è scatenato, si può redimere, ma resta. E quel male resta. E noi, genitori adottivi, conviviamo molte volte con questo male e ne facciamo i conti tutti i giorni. E alle volte ci sembra di essere sopraffatti. Ma aspettate dire così. Aspettate la fine del vostro progetto. Aspettate la fine della chiamata. Questo è il messaggio di speranza che faccio a queste coppie disperate che purtroppo chiamano, purtroppo le incontro, purtroppo ci telefoniamo. Aspettate. Vediamo la fine di questo progetto di salvezza. Magari non lo vedremo con i nostri occhi fisici, lo vedremo con gli occhi spirituali quando saremo nell'aldilà. Aspettiamo la fine. E allora il terzo passo. Però per entrare in questo terzo passo, Anna, quanto mi manca? Perché mi devo programmare. Hai ancora 5 minuti, bene. Allora, per fare questo passo, occorre fare un piccolo esercizio. E il terzo passo è entrare nella stanza dell'adozione. Ma per entrare nella stanza dell'adozione, occorre fare questo piccolo esercizio, che ovviamente gli amici di Albi lo conoscono benissimo. Sono 3 semplici movimenti. Primo movimento. Ti metti in ginocchio di fronte a un bambino abbandonato. Scendi dalla tua altezza, dal tuo orgoglio, dal tuo io so tutto e ti metti in ginocchio. Provate a farlo stasera con i vostri figli. Chi ha la fortuna di avere un figlio? Perché se vi mettete in ginocchio, voi lo vedete negli occhi. Siete alla sua altezza. E forse per la prima volta vedrete gli occhi di un bambino abbandonato. E cosa ci dicono questi occhi? Si sorridono, cosa? La bocca sorride. Io in tutti questi anni, tutti gli istituti che ho girato, e ne ho girati tantissimi, non ho mai visto gli occhi di un bambino abbandonato sorridere. Certo, sulla bocca sempre ti accolgono con il sorriso, ma negli occhi c'è una profonda tristezza. Secondo movimento, imparare ad ascoltare. Ascoltare quell'urlo silenzioso. Come un urlo silenzioso, sì. Il bambino urla silenziosamente, ma non dice niente. Ha una sola nota. Una sola nota, la commozione. E guai se noi perdessimo la possibilità di commuoverci. Guai. Guai se io non mi commuovessi più quando Michele o Cristina o Lorenza o Francesca, che sono le nostre desk, ma anche Anna, anche le altre, tutte quelle delle nostre sedi, mi dicono un abbinamento, un'adozione fatta. Guai se non provassi più la commozione, non sarei più capace di ascoltare quel grido, silenzioso ma tremendo. Terzo, tirare fuori il senso della nostra responsabilità. Se io sono padre e madre di un bambino, lo sono per tutti i bambini del mondo. Perché la domanda è, di chi è figlio un bambino se è stato abbandonato? Di chi è figlio un bambino se non c'è più un padre e la madre? E qui interessante, mi rivolgono i padri. Quando mi è successo nella vita che uno dei miei figli fosse anche in pericolo di vita, sì, con Francesco è successo. Ebbene, nonostante che lo conoscessi da poco tempo, era già mio figlio, e non avrei impiegato un secondo per dire a Dio padre, prendi la mia vita, non prendere la sua. Credo che sia l'atteggiamento di tutti noi padri, di tutte le mie madri. Prendi la mia vita, ma non prendere la sua. Fai cadere su di me le disgrazie, ma non su di lui. Questo per il nostro figlio. Ma per i figli degli altri? Sì, al massimo facciamo il 118. Ma siamo disposti ad accogliere. Ecco, allora se questo esercizio della mia responsabilità, se voglio adottare, io mi devo già adesso sentire padre e madre di ogni figlio abbandonato. Ecco, allora se questo esercizio fatto riesce bene, allora sarò disposto a entrare, e ho quasi finito, nella stanza dell'adozione. Che cos'è la stanza dell'adozione? Oh, è una stanza vuota. C'è una porta e una finestra. Siamo soli, padre, futuri padre e futura madre. Sentiamo a un certo punto bussare la porta. Sappiamo che là fuori della porta c'è un bambino abbandonato, che potrebbe essere nostro figlio. Non sappiamo né l'età, né il colore, né lo stato di salute, niente.
Sappiamo solo che c'è un bambino abbandonato che se bussa a quella porta è perché nessuno è mai venuto in quella stanza per quel bambino. Mi hanno detto a un certo punto che c'era un bambino in Cina, in Siberia, in Brasile, in Africa, in Alaska. Mi hanno detto che per quel bambino, se noi non fossimo partiti, non ci sarebbe stata altra alternativa. E io sono qua. E allora non posso dire a mia moglie, vai a sbirciare nel buco della serratura, dimmi chi è che c'è di là. Non posso dire, esci dalla finestra, vai a vedere, dimmi chi c'è di là. No, abbiamo un solo gesto da fare, aprire o non aprire quella porta. Tremante, con mano tremante, una sopra l'altra. E se noi siamo capaci di aprire in piena libertà quella porta, entrerà nostro figlio in totale piena libertà e sarà per sempre nostro figlio. E arriviamo all'ultimo passo, dove se abbiamo aperto quella porta, allora anche nei momenti difficili, quando ci rinfacceranno, perché ce lo rinfacceranno, tu non sei mio padre, tu non sei mia madre, ma perché non mi hai lasciato là? Quante volte si sentono queste frasi? No, caro mio, io ti ho scelto liberamente. Mi hanno detto che c'era un bambino abbandonato che aveva bisogno per rinascere di un padre e una madre. Noi siamo corsi e ti abbiamo colto liberamente. Scelto. Ti ho scelto come figlio. Non scelto perché ho voluto te. Scelto, non sapevo chi fosse. Ti ho scelto come figlio. Allora avremo la possibilità veramente di compiere questo quarto passo, ma in tutti i giorni della nostra vita. Perché l'adozione, e lo testimonieranno tutte le famiglie qua adottive presenti, non è quel pezzo di carta che ci ha detto io sono padre, io sono madre. Non è quel pezzo di carta. L'adozione è sempre un atto di fede che deve essere compiuta ogni giorno, tutte le mattine, tutte le sere. Io credo che tu sia mio figlio. E non è neppure sufficiente il nostro atto di fede. Perché se nostro figlio non crede tutti i giorni che io sia suo padre, il vero padre, l'adozione non si realizzerà mai e resterà sempre qualcosa di incompiuto. E se noi avremo questo atteggiamento di fede, ed è l'augurio che vi faccio, visto che c'è un albero di Natale molto bello, io vi auguro di adottare, a quel genitore adottivo vi auguro di avere dei figli, e auguro che i loro figli possano poi adottare altri figli. A me è successo questa grazia. Una mia figlia ha adottato altri due figli. Figlio africano ha adottato due bambini africani. Perché se avviene questo, no, avviene normalmente che quando un bambino adottato mette al mondo, una donna adottata, un uomo adottato mette al mondo dei figli, vuol dire che l'adozione è veramente riuscita. Vuol dire che quel seme d'amore è stato piantato e fruttifero. Ma se poi un vostro figlio adottivo adotta anche altri figli, allora si innesta quello che io chiamo la reazione nucleare dell'accoglienza. Non si ferma più. Quella va avanti all'infinito. E allora capiremo che il nostro piccolo gesto è riuscito e si è innestato nel mondo questo atomo pazzesco che potrà cambiare il mondo della nostra cultura. Grazie. Ringrazio il Presidente che ha sempre queste parole importanti riguardo quello che è l'accoglienza, l'adozione, questa reazione nucleare che si può innestare, no? Se riusciamo a viverla proprio con il cuore e con l'apertura verso l'altro. Volevo cogliere un attimo questo momento di pausa per ricordare che se le persone che stanno ascoltando volessero porre delle domande ai relatori, possono scriverle in Facebook. Che noi le leggiamo. Ebbene, ora sentiremo un po' l'altro aspetto della accoglienza che oggi volevamo affrontare, della fido familiare, in particolare focalizzandoci sul tema le famiglie accoglienti in formazione. Cercheremo di capire che vengono proposti dal CAS di Venezia e poi da AIBI, con l'idea che possano integrarsi, possano completarsi, trovare una sinergia tra queste due entità che seguono l'adozione nel nostro territorio. Per i CASF è presente la dottoressa
Sara Francesca Pastorezza, a lei la parola. Eccomi prego. Qua. Buongiorno a tutti. Allora, prima di ogni altra cosa ringrazio di questo invito. Come dicevo prima del collegamento, è assolutamente molto importante che questi temi continuino ad essere portati nelle diverse comunità, nonostante il momento storico che stiamo attraversando. Ed è importante perché i bambini, perché? Prima di tutto perché i bambini sono il futuro di ogni società e non bisogna mai dimenticarlo. E quindi nutrire la loro crescita è una responsabilità dell'intera società. In fondo l'affido familiare cos'è? È una formalizzazione di comportamenti sociali antichi, quando funzionava forse più di ora il buon vicinato e quando tutti gli adulti sentivano di essere responsabili di quel bambino che giocava nel campetto e non solo i suoi genitori, quelli che si definivano i figli d'anima, quando le solidarietà tra madri erano più presenti. Questa società ha perso il senso di comunità educante e quindi l'importanza che noi testimoni possiamo continuare a sostenere invece la costruzione di una comunità solidale è fondamentale. Io mi occupo del lavoro per il Comune di Venezia, come diceva l'assessore Venturini. Il Comune di Venezia è un comune sensibile al tema della tutela dei diritti dei minori e dell'affido familiare. La pratica dell'affido familiare infatti è ormai datata in Comune a Venezia, ossia dalla prima legge, che è quella la 183, la 184 dell'83, qualche anno dopo il Comune di Venezia aveva già il suo centro affidi. Un tempo si chiamava centro affidi. La dicitura centro per l'affido e la solidarietà familiare invece è del 2001 con una delibera regionale. Quindi la Regione Veneto oggi si dota dei centri per la solidarietà e per l'affido familiare. Ed è importante questo passaggio per i discorsi che facevamo tutti prima, no? Perché chi si occupa di affido si deve sentire nelle proprie corde di occuparsi anche di solidarietà, anzi forse soprattutto di solidarietà. Come lavoriamo al CASF di Venezia, che è il servizio che afferisce al più ampio servizio infanzia e adolescenza? Lavoriamo naturalmente tenendo per ogni step di lavoro con le nostre famiglie affidatarie al centro le tematiche della tutela dei diritti dei bambini e quindi al centro il bambino. Cominciamo dalla promozione. La promozione per noi è un grande valore e in questi ultimi anni ci siamo organizzati per essere presenti in città il più possibile. Naturalmente quest'anno, come ricordava appunto l'assessore Venturini, è stato molto più complesso, però siamo riusciti in qualche modo attraverso appunto le nostre dirette Facebook e qualche convegno che ci è stato possibile organizzare in presenza, abbiamo continuato a lavorare su questo tema della promozione, che poi è la sensibilizzazione, da un lato certamente la sensibilizzazione alla solidarietà, ma anche naturalmente per ciò che ci riguarda la possibilità di recuperare preziose risorse affidatarie. Come lo facciamo? Lo facciamo con tre momenti in città. A maggio mi affido, che il mese di maggio è interamente dedicato al tema dell'affido e della solidarietà. Fino all'anno scorso, con un'organizzazione cittadina in centro città, ma anche a Venezia, con eventi e presenza anche, semplicemente presenza per poter parlare alla gente, per poter incontrare la gente, con naturalmente la ricchezza sempre della presenza delle nostre famiglie affidatarie, che sono i veri testimoni di questa ricca e profonda esperienza di accompagnamento alla crescita di un bambino e di nutrimento a quella crescita.
Dritti sui diritti è giunta la nostra 8ª edizione, una manifestazione che si svolge intorno alla prima settimana di ottobre, che voi conoscete naturalmente perché abbiamo collaborato in questi anni. L'anno scorso siamo arrivati ad avere quasi 90 collaboratori tra associazionismo, volontariato, istituzioni pubbliche, del privato sociale, quindi insomma un grande successo per la comunità, un grande successo perché una sensibilità ritrovata per questi temi. Ci organizziamo con convegni, presentazioni di libri, incontri con le famiglie affidatarie e sono negli anni aumentate le presenze. Abbiamo incontrato anche tantissimi bambini perché lavoriamo con associazioni che naturalmente si occupano di proporre ai bambini attività ludiche, ricreative e quindi insomma questo è stato un obiettivo raggiunto molto importante, quello di avere i bambini, perché poi sono loro insieme alle nostre famiglie che testimoniano il fatto di esserci, di essere visti, di presenziare in città, di occupare gli spazi pubblici, di essere a tutti gli effetti cittadini. Ecco. Questo per noi è stato un grande risultato. Ripeto, quest'anno in qualche modo siamo riusciti ad esserci e riteniamo opportuno continuare a utilizzare insomma questa modalità organizzativa per essere presenti nella nostra città. Il secondo momento importante è quello formativo. Noi organizziamo dei corsi di formazione, gli incontri in genere sono 5 o 6. Il lavoro è con un metodo gruppale, perché sottolineo questo? Perché riteniamo opportuno avviare le nostre famiglie affidatarie all'esperienza di gruppo, perché è il modello che noi riteniamo più opportuno per vivere l'esperienza dell'affido. Il gruppo perché? Il gruppo è una forza, il gruppo è confronto, il gruppo allena la solidarietà. Il gruppo diventa una forza anche nei momenti di difficoltà o di crisi che in tutte le genitorialità si attraversano naturalmente. E quindi iniziamo con il percorso di formazione. All'interno del nostro percorso di formazione sono naturalmente previste le testimonianze, una cornice giuridica che è utile per avere tutte le informazioni e passare diciamo dalla motivazione valoriale, che è quella che spinge la persona a rendersi disponibile all'accoglienza di un bambino, a poi avere tutte quelle che sono le informazioni concrete necessarie per poter poi vivere a pieno la propria esperienza. Utilizziamo anche delle tecniche utili al lavoro di gruppo per sostenere, insomma, cominciare a praticare quello che è il tema fondante, l'esperienza di accompagnamento alla crescita, che è l'empatia, ecco, l'empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro e quindi role playing piuttosto che altre esperienze. Devo dire che in questi anni, tutto sommato, nonostante le fatiche di reperire risorse, siamo riusciti ad organizzare sempre un po' di corsi di formazione all'anno e quindi insomma speriamo di poter aggiungere alla nostra preziosa banca risorse anche quest'anno nuove famiglie, e i corsi di formazione sono molto apprezzati, è un momento di intimità e di confronto sul tema del valore dell'accoglienza che poi trova approfondimento nella seconda fase dell'affido, che è quella dell'approfondimento della conoscenza. In questa fase invece si giocano i rapporti tra la coppia affidataria o la risorsa single, perché come sapete l'affido prevede che possano accogliere bambini in difficoltà anche persone singole, e questo insomma differenzia sostanzialmente dall'adozione, dall'esperienza adottiva. Gli incontri sono incontri che hanno come obiettivo quello di ritrovare il valore, la motivazione, approfondirla, che accompagna la persona
a rendersi disponibili all'accoglienza, ma anche è il momento in cui noi iniziamo un lavoro tutto sommato biografico, ecco, dove andiamo insieme alle nostre risorse a ricostruire le tappe della loro storia come figli, oltre che come genitori, se sono genitori o come adulti. E certamente questo è un allenamento utile per ciò che diceva il vostro presidente prima, aiutare le persone all'ascolto, no? Perché se ascoltiamo, sappiamo ascoltarci, ci alleniamo ad ascoltare quelli che sono i nostri bisogni, siamo maggiormente in grado di porci in una dimensione di ascolto verso il bambino che arriverà. E non solo. Il lavoro di ricomposizione biografica che facciamo nel percorso di approfondimento della conoscenza ha anche un secondo, diciamo, importante obiettivo, che è quello di riconoscere quel bambino quando arriva in famiglia con un'altra storia, la sua biografia, e l'importanza che questa storia, questa biografia venga assolutamente condivisa con la famiglia che accoglie, perché un bambino è fatto, i nostri bambini, ahimè, sono fatti di pezzettini di esperienze diverse. La nostra responsabilità più grande è quella di aiutarli a tenere insieme i pezzi della loro storia, perché per costruire un'identità salda, come sappiamo, ci vuole un albero con delle radici importanti, e anche se queste radici sono fatte da relazioni affettive diverse, se noi siamo in grado di aiutare i nostri bambini a tenere insieme questi legami, sarà più salda la loro identità quando diventano grandi. Quindi in questi anni stiamo lavorando veramente molto il tema della competenza autobiografica nei bambini, l'idea che sappiano narrarsi, che sappiano raccontarsi. Come vi dicevo, il modello nostro, il modello gruppale, per cui a conclusione dell'approfondimento della conoscenza, le nostre risorse affidatarie afferiscono a un gruppo, un gruppo palestra, che è il gruppo dell'attesa, che è utile per allenarsi. In questo gruppo naturalmente afferiscono famiglie che hanno concluso affidi e che si ripropongono per nuovi affidi, o famiglie che hanno appena concluso il percorso formativo, il percorso dell'approfondimento della conoscenza, e sono in attesa appunto di fare la loro prima esperienza di affido. È un gruppo importante perché appunto è un allenamento all'arrivo di questo bambino, ed è un allenamento alla funzione che poi la famiglia andrà a svolgere nell'esperienza di affido, che è la funzione di genitorialità sociale. Come sapete, l'affido è un'esperienza che coinvolge più istituzioni e anche sicuramente il territorio, nell'ambito di quelli che sono i legami che il bambino continua a conservare con la propria storia precedente, che può essere anche l'allenatore di calcio piuttosto che la parrocchia di riferimento, e certamente la famiglia di origine. Quindi le nostre famiglie affidatarie devono assolutamente allenarsi a diventare genitori sociali, cioè una genitorialità che viene espressa e vissuta nella relazione con altri. In particolare, naturalmente, le istituzioni che hanno compito e funzione di proteggere e tutelare l'infanzia, quindi il servizio infanzia e adolescenza, il centro per l'affido e naturalmente i rapporti con l'autorità giudiziaria, possa che sia giudice tutelare, che sia tribunale per i minorenni, a seconda che parliamo di un affido di tipo consensuale o di tipo giudiziale. E non è un'esperienza facile l'esperienza della genitorialità sociale, perché le nostre famiglie hanno il complesso compito di socializzare la propria esperienza privata, che in genere è un'esperienza forte, no? Perché, come diceva il vostro presidente, questi bambini sono bambini che hanno vissuto delle lacerazioni, che hanno delle ferite importanti, e quindi occuparsi di questi bambini non è sempre facile.
Questa esperienza privata deve necessariamente trovare appunto una socializzazione con quelli che sono gli altri referenti importanti e fondanti l'esperienza dell'affido. E come dicevo, l'esperienza di gruppo è l'esperienza più importante per allenarci alla funzione sociale, che è una funzione appunto fondamentale. L'ulteriore step è quello dell'abbinamento. Ecco, quello è il compito che abbiamo noi operatori del centro per l'affido in un'equipe multiprofessionale che è costituita da assistenti sociali e psicologi, dove cerchiamo di fare il migliore abbinamento. Quindi, rispetto a quello che ho detto finora, le biografie, le storie, le esperienze delle famiglie, delle nostre famiglie affidatarie si incrociano con l'esperienza, le storie e le ferite dei bambini, per cui è necessario attivare un'esperienza di affido familiare. Vi do qualche numero anche perché è importante. In questo momento il Comune di Venezia ha in attivo 84 affidi, di cui 64 affidi cosiddetti eterofamiliari e 20 affidi parentali. Di questi affidi, 3 sono affidi diurni, 81 sono affidi residenziali. 69 sono giudiziali, quindi con decreto del Tribunale per i minorenni, 15 sono consensuali. Abbiamo 10 solidarietà avviate. Per solidarietà intendo quello a cui faceva riferimento l'assessore Venturini, cioè l'affiancamento di una famiglia cosiddetta d'appoggio a una famiglia che sta vivendo un momento di difficoltà. Le famiglie che seguiamo in questo momento, come dicevamo, quindi sono 69 con affidi, 84 con affidi, 12 famiglie sono in attesa, 9 hanno concluso l'esperienza dell'affido e 14 sono solidali. Tutte queste famiglie che siano dentro l'esperienza di affido o che stiano in attesa sono appunto monitorate, seguite, accompagnate da noi nella loro crescita, ecco, umana e anche esperienziale. Le fasce di età dei bambini di cui ci occupiamo, 0-6 sono 14 bambini, 7-14 anni, naturalmente mi riferisco, sono 37, 15-18 sono 24, arriviamo fino ai 21 anni, 19-21 sono 9 ragazzi e ragazze. Come sapete, la Regione Veneto, prevede che si possa prorogare l'esperienza dell'affido oltre i 18 anni. E quindi noi abbiamo appunto 9 situazioni per cui le famiglie affidatarie continuano a seguire nel loro percorso di emancipazione e autonomia i nostri ragazzi. In questi anni abbiamo certamente abbiamo convenuto sul fatto che il tema più importante, il tema sul quale come servizio e come comunità dobbiamo continuare ad lavorare e approfondire il tema dell'ascolto. Quali sono le condizioni che ci permettono di ascoltare un bambino? Quali sono? Sono certamente, come diceva, ripeto, il vostro presidente, mettersi nei panni del bambino, abbassarsi. Che non vuol dire diventare più piccoli, meno responsabili, meno preparati. Abbassarsi vuol dire cercare di guardare con quegli occhi il mondo, cercare di entrare in una relazione empatica con quel bambino, rispettarne i suoi tempi, rispettare il suo dolore, avere pazienza, attendere che quel legame da relazione si trasformi in un legame affettivo, un legame che diventa profondo nella storia, sia dell'adulto che del bambino, che lo possa accompagnare anche quando questa esperienza dell'affido si andrà concludendo, perché ricordiamo comunque sempre che l'affido familiare è un'esperienza temporanea di accoglienza in famiglia e questa accoglienza in famiglia dovrebbe permettere alla famiglia d'origine del bambino
di poter recuperare, potenziare le proprie capacità residue e permettere a quel bambino di rientrare nella propria famiglia più forte di nuovi legami affettivi ritrovati e di esperienze di ogni tipo che lo rinforzino e di conoscenza di sé. Ecco, ahimè, come avete potuto sentire dai dati, non abbiamo pochi cosiddetti affidi diurni, ecco, e abbiamo molti affidi residenziali e molti affidi giudiziali. Ciò cosa ci dice? Ci dice che nella casistica del Comune di Venezia noi raggiungiamo purtroppo i bambini e le loro famiglie quando queste famiglie, per queste famiglie, insomma, il livello di compromissione, di disagio sociale è altissimo, e quindi i bambini sono molto feriti, gli adulti sono molto compromessi nella loro funzione genitoriale, e quindi abbiamo a che fare con affidi lunghi, anche affidi che non sono previsti dalla norma di legge, no? Cosiddetti sine die, ecco, una parola che personalmente non amo. Comunque gli affidi lunghi, ecco, gli affidi lunghi che lì dove c'è una, diciamo, una prognosi che riguarda la famiglia d'origine, infausta, cioè di non recuperabilità. Io una sottolineatura la vorrei fare, non so se avete esperienze anche voi di questo tipo. Gli affidi cosiddetti sine die collocano il bambino in una veramente una grandissima fatica nella crescita, perché, come dicevamo, l'identità si costruisce certamente nell'esperienza di molteplici legami, ma anche di appartenenza vera a una famiglia. L'affido sine die che tiene in campo due famiglie per tutta la vita di un bambino, se non abbiamo a che fare con un bambino molto resiliente, che ha in dotazione delle sue grandi risorse e capacità, colloca questo bambino in una situazione di conflitto, di lealtà molto difficile da vivere. Le domande sono: a chi appartengo, a chi voglio, a chi posso voler bene, a tutti, come posso tenere insieme queste due famiglie? I bambini se lo chiedono, i bambini lo chiedono, i bambini desiderano che quelle due famiglie diventino una famiglia unica. Questo è un tema importante, perché non abbiamo nessuna norma di legge che rappresenti questa fotografia. Ed è una fotografia reale, i numeri stanno crescendo, quindi insomma io mi auguro che ognuno di noi, con l'esperienza, la forza che può avere contrattuale, diciamo a livello locale ma non solo, possa insomma sostenere, ecco, questo obiettivo, che è quello di definire, ecco, definire, perché i bambini hanno bisogno di sentirsi definiti nella loro storia. Mi dispiace, ecco, dover sottolineare che c'è anche questa casistica, però questa casistica è in aumento, e quindi dobbiamo assolutamente occuparcene, pensare che esiste. Io vorrei concludere, non penso che non, di non avere molto altro tempo, se non so se ci sono domande, ma con un passo di una lettura che da poco ho incrociato, questo bel libro sull'affido, e per mettere al centro il bambino credo che questo passaggio possa essere un passaggio interessante. Sono così resistenti e capaci e coraggiosi questi bambini che bisognerebbe inchinarsi davanti a loro con ammirazione sconfinata. C'è da chiedersi in quanti riusciranno a sconfiggere i loro mostri, vincere le paure, superare i traumi, e chissà se noi, al loro posto, riusciremo a continuare a vivere e parlare e ridere se avessimo vissuto un decimo delle loro storie terrificanti. E siccome non c'è una risposta, restiamo al loro fianco, li osserviamo, li aiutiamo, li sosteniamo. Ciascuno meriterebbe così tanto, anche solo per aver avuto la forza di sopravvivere allo scempio che è stato fatto della loro innocenza. Ecco, io credo che questo è il nostro compito. Questo è il compito di stare uniti, istituzioni e privato sociale,
di ringraziare sempre le persone, le famiglie che accolgono questi bambini e che si spendono per accompagnare e nutrire la loro crescita e ringraziare sempre, ricordarci di ringraziare sempre i bambini, perché loro ci portano sempre tanta conoscenza, anche conoscenza, ci aiutano a conoscere profondamente noi stessi, se sappiamo guardarli con quegli occhi, perché in fondo, tutti abbiamo dei bisogni e nell'incontro, che io spero sia sempre magico tra famiglie e bambini, e nell'incontro quei bisogni trovano delle risposte. Grazie. Ringrazio tantissimo la dottoressa Passarini di tantissime cose che ci ha raccontato, di tutto quello che fa il comune. Scusate, io mi oscuro perché ho problemi di connessione, probabilmente tenendo il video spento e la mia voce arriva più lineare. Allora, la ringrazio perché veramente ci ha fatto capire quanto il Comune di Venezia si sta dando da fare proprio per questo settore dell'affido, quante proposte sia di informazione che di formazione e di sostegno poi per la famiglia affidataria vengono proposte. Io ho già alcune domande per lei, però le terrei a conclusione del primo giro dei relatori, in modo che poi le raccoglieremo un po' tutte e le smisteremo a chi ha parlato. E ora passerei la parola per farci raccontare un po' l'affido e i percorsi proposti da Amici dei Bambini a Cristina Riccardi, che è la vicepresidente di AIBI, responsabile del servizio affidi di AIBI e membro del tavolo nazionale affido. Quindi lascio a lei la parola. Grazie. Grazie mille. Io aggiungerei a questa presentazione, grazie Anna, una mia presentazione personale, per cui mi piace di più raccontarmi come una famiglia qualsiasi, una famiglia che come tante si è a un certo punto, no, del suo percorso si è sentita chiamare, interpellare, chiamare proprio per nome, no? Proprio voi famiglia, perché state lì, no? Perché non venite a dare una mano? Perché non vi mettete in gioco? Chi ci ha chiamato? Ci ha chiamato, nel nostro caso, due bimbe che avevano bisogno a loro volta di essere chiamate per nome, essere chiamate figlie da qualcuno. Da qui è nata tutta la nostra storia e la commozione è sempre tanta. Siamo ormai 15 anni che con mio marito collaboriamo alla formazione e all'accompagnamento delle famiglie affidatarie in AIBI e tra case famiglie e affidi realizzati penso che io non ho numeri certi, vado un po' a spanne, ma comunque saremmo arrivati tra i 150 e i 200 bambini comunque accolti più o meno temporaneamente, proprio anche per riallacciarmi a quanto diceva adesso la dottoressa Passarini, che ha già dato tantissimi spunti di riflessione su cosa sia l'affido, cosa sia l'affido oggi. E mi sento, a prescindere dalla scaletta che mi ero fatta di condivisione, di cambiare un po' le carte anche per rispondere a certe sollecitazioni che mi sono arrivate forti. Di questa grande tragedia, se dal nostro punto di vista di questi affidi sine die, che poi possiamo definire a lungo termine, possiamo trovare altre parole, ma troppo spesso assistiamo ad affidi sine die che sono abbandoni nell'abbandono, perché le famiglie stesse affidatarie, mi sento di portare nel ruolo che copro la voce delle famiglie affidatarie, a volte vivono l'abbandono da parte di quelle istituzioni che dovrebbero seguire il progetto fino ad arrivare alla maggiore età del figlio, che a quel punto è un figlio non più temporaneo, mi viene quasi da dire. Ma tutto questo, al di là della sofferenza delle famiglie, che sì, ci spiace, ma la cosa che più ci fa male è proprio questa incertezza, questo stato di limbo in cui questi bambini diventano adulti. E la domanda grossa è che adulti saranno, che adulti potranno essere, che certezze, che radici avranno per poter essere
adulti autonomi, semplicemente autonomi. Al tempo stesso, sentirete ripetere anche da me alcune parole che già sono state portate da Marco, dal Presidente, perché la riflessione legata all'affido non si discosta più di tanto poi da quella che è la riflessione dell'esperienza adottiva, perché parliamo sempre di bambini che hanno bisogno di una mamma e di un papà, per sempre o per un po', ma sono sempre bambini che hanno bisogno di una mamma e di un papà. Quindi parole come responsabilità, come commozione. Io sapete quando mi commuovo di più? Mi commuovo quando i bambini vengono accolti, ma la mia commozione più grande è quando i bambini tornano nella loro famiglia. Lì è una commozione mista gioia e magari poi, visto che una delle nostre famiglie porterà una testimonianza, hanno fatto esperienze di questo tipo, e lì è proprio la toccare con mano che l'affido è una bellissima cosa, che ci sta, che ce la si può fare se si lavora tutti insieme in un determinato modo, con un obiettivo ben preciso. Quindi tutto ciò che è stato detto, sostegno alle famiglie d'origine, è necessario, si arriva tardi, come diceva la dottoressa, insomma, c'è tanto, tanto da fare, ma si può fare. E sulla base di questo possiamo procedere e continuando a proporre in eventi come questo la stupenda esperienza dell'accoglienza affidataria. Fatta questa premessa, riprenderò un pochino le cose che volevo condividere con voi, tagliando anche Anna, quindi non ti preoccupare, perché prenderò spunto già da cose già dette, quindi non staremo a ripetere, altrimenti rischiamo di diventare addirittura un po' noiosi. Ci tengo però, prima di entrare nel vivo di come AIBI propone il percorso formativo, fare due premesse che sono importanti per capire un po' la ratio che sottostà alla proposta fatta alle famiglie. La prima premessa è che bisogna considerare la genitorialità affidataria al pari delle altre, quella tra virgolette naturale, sempre un termine che non ci piace tanto, ma io non ho ancora capito bene come definirla, e a quella adottiva. Hanno tutte pari dignità. Per una famiglia vuol dire semplicemente, per una coppia, per un adulto significa semplicemente essere genitore. Vanno tutte affrontate con pari responsabilità e con pari consapevolezza. Sicuramente ognuna di esse ha delle peculiarità sulle quali bisogna mettere attenzione, bisogna saper accompagnare, bisogna saper riflettere. La genitorialità affidataria cosa chiede? Qual è la peculiarità? È quella che viene definita la temporaneità. E quindi che cosa significa temporaneità? Significa essere genitori di un bambino per un tempo limitato, con la stessa intensità relazionale, con la stessa responsabilità, con la stessa attenzione alla cura e al bene di quel bambino, come se quel bambino fosse nostro figlio per sempre. C'è un come se che va a definire l'esperienza affidataria, in cui bisogna calarsi pienamente. E quindi questa cosa è possibile? È possibile? Sì, perché non possiamo pensare di tutelare un bambino senza garantire questo suo essere pienamente figlio anche quando allontanato dalla propria famiglia. Sì, se lo vedo dalla parte delle famiglie affidatarie, che comunque nel vivere con quel bambino non riescono a non vivere pienamente questo loro modo di essere genitori. Un modo particolare, ma non svuotato, perché non giuridicamente segnato come le altre forme. D'altro canto, così come possiamo dire che la genitorialità affidataria è assimilabile alle altre forme di genitorialità, diciamo anche che non c'è un figlio uguale all'altro, non c'è un'esperienza da genitore che possa essere uguale all'altra.
Quindi è anche difficile parlare alle famiglie, parlare di formazione alle famiglie in questa infinita varietà, no? Di situazioni che si possono creare. La seconda premessa che mi sembra importante per chiarire poi qual è la proposta che noi facciamo e che io condivido molto è il fatto che l'accoglienza affidataria non richiede l'idoneità. Quindi parliamo di percorsi che non sono di valutazione su competenze, non c'è un giudizio, non c'è il decreto che dice puoi essere genitore o non puoi essere genitore, cosa che sappiamo essere abbastanza devastante per chi riceve il no da un tribunale. È una cosa, secondo me, che ha senso perché la legge in sé prevede, appunto, come diceva la dottoressa, il fatto che non solo le coppie ma anche le persone singole possano darsi disponibili all'affido, e che quindi cosa ci sta dietro? Il desiderio di dare la giusta risposta a qualsiasi bisogno di un bambino che debba essere allontanato dalla propria famiglia. E questo è molto importante, perché il centro di tutto questo è il bambino. Nella formazione, quello anche che, per semplificare, chiamiamo percorso di valutazione, in realtà l'attenzione è sempre a per quale bambino, no? Posso pensare che le tue risorse di famiglia o di singolo che sia siano d'aiuto. E questo è il cuore veramente della formazione. L'altra faccia della medaglia è che non si può pensare che ogni famiglia che arriva vada bene, no? Perché c'è una responsabilità da parte degli enti, dei servizi, dei tribunali, delle associazioni che affidano bambini a delle famiglie, ma che a loro volta devono essere famiglie affidabili. Questi sono tutti i pezzi, no? Che nei percorsi devono necessariamente incastrarsi. Quindi l'accompagnamento nella formazione, la valutazione, che a noi piace chiamare autovalutazione, perché l'importante è far sì che le famiglie, crescendo nella conoscenza dell'esperienza, si rendano da sole conto se quell'esperienza è un'esperienza buona per loro. Vi devo dire che negli anni sono poche le famiglie a cui, nostro malgrado, abbiamo dovuto dire magari no, magari ripensateci. Non sono poche le famiglie che nel percorso affidatario hanno deciso invece di fare un'esperienza adottiva. Non sono poche le famiglie che hanno deciso di darsi disponibili come forme di volontariato, di supporto ad altre famiglie. E questo è il tema, no? Portare la famiglia a scoprirsi risorsa, cercando di capire cosa può mettere in campo, ma anche quali sono i propri limiti, per trovare anche la forza e la capacità di fare un passo indietro quando è necessario. E io direi anche la forza e la capacità di chiedere aiuto quando ha esperienza avviata si è in difficoltà. Perché in tutto questo discorso che facciamo per le famiglie adottive affidatarie, a me viene sempre da pensare che sarebbe tanto bello che qualsiasi famiglia lo facesse. Forse se qualche famiglia riuscisse a chiedere aiuto prima, ci troveremmo meno nelle condizioni poi di pensare a questi tipi di soluzione, all'allontanamento dei figli. Non esiste genitore che non abbia bisogno di imparare anche ad essere genitori. Si cresce con i propri figli. L'immagine forse più comune è quella della neomamma che, dopo aver fatto 100.000 corsi preparto, torna a casa e con il frugoletto si mette a piangere perché non sa più dove mettere le mani. Però è l'esperienza che ci rende genitori. Un'esperienza accompagnata è un'esperienza che tutela i figli soprattutto. In questi anni abbiamo visto cambiare molto le famiglie, parlo di famiglie per intenderci, le persone
che si avvicinano e chiedono di essere accompagnate in un'esperienza affidataria. Io mi ricordo che i primi anni in cui facevo i formativi eravamo molto tecnici, perché le domande erano chi fa che cosa, ma chi decide, no? C'erano domande di questo tipo, tanto che ci presentavamo con le nostre slide, noiosissime lezioni, e poi nel tempo abbiamo dovuto cambiare anche il metodo, perché sono le famiglie ormai arrivano, leggono, no? Sono informazioni di facile reperimento, arrivano già pronte rispetto a tutte quelle sono le dinamiche, diciamo, operative dell'affido. E su questo eventualmente c'è la necessità di fare un approfondimento, ma nulla di più. Quello che chiedono oggi le famiglie che si danno disponibili a prepararsi ad un'accoglienza affidataria sono più aspetti, domande di tipo valoriale, di tipo esperienziale. Allora, e qui nasce la sfida, no? In quanto formatori e accompagnatori. Com'è possibile essere esaustivi, dare delle risposte approfondite di fronte ad un'esperienza così variegata, così personale, così singolare, non personale, così singolare per ogni storia? È difficile ed è anche molto rischioso. È rischioso perché io devo stare molto attenta che la famiglia che mi ascolta, quando io racconto la mia storia, non la prenda come una storia modello, per cui si aspetti di vivere esattamente la mia stessa esperienza. Devo riuscire a passare a questa famiglia, raccontando il bene, il bello, il brutto, il difficile, le crisi, le gioie, ma senza dare l'idea che siano tutti percorsi lineari e di questo tipo. Questa oggi mi sembra essere la grande sfida, perché uscendo da tutto ciò che è tecnico, entrando più sull'esperienziale, bisogna trovare proprio il modo di rendere più universale, ma particolare, le esperienze che andiamo a raccontare. E quindi come dicevo, in questi anni le riflessioni che portano le famiglie mi inducono a sintetizzare sostanzialmente in due domande fondamentali che ci sentiamo fare spesso. Le riformulo io, non sono con queste esatte parole, ma il senso è questo. Come si fa a essere genitori per un po'? Come si fa a essere pienamente genitori, ma poi essere in grado di lasciare andare questi figli quando arriva il momento? E la domanda più grossa è: ma in fondo ne vale la pena? Perché si chiedono questa cosa? Perché noi sappiamo che purtroppo, soprattutto nell'ultimo anno, si è dibattuto molto, no? Su che cosa sia l'affido, sulla valenza, i bambini portati via, tutti questi temi che non stiamo a ricordare se non con questo breve accenno. Discussioni che però hanno portato un po' a sfilacciare, a venir meno, no? La fiducia reciproca tra i servizi, le famiglie d'origine, le associazioni, i tribunali. C'è stato messo un po' tutto in discussione. Però a fianco di questa, forse anche apparente, perché poi bisogna capire quanto questo sia successo nella realtà, questa apparente distruzione di questi rapporti di fiducia, io ho la sensazione che invece sia corrisposto anche un passo in avanti in termini proprio di consapevolezza da parte delle famiglie, forse portate ad approfondire di più che cosa significa affido, ma chi fa che cosa, ma chi sono questi bambini. E si è passati un po' dal chiedere come si fa affido a una domanda del tipo come si sta in un'esperienza affidataria. E questo secondo me è un grande, grande passo avanti, dall'attenzione al fare all'attenzione alla relazione. Perché sostanzialmente l'affido è una grande relazione,
è un intrecciarsi di relazioni, come diceva la dottoressa, la prima con il bambino che accogliamo, direttamente o indirettamente con la famiglia d'origine, e poi con l'associazione, e poi col servizio, che ha la tutela, non dimentichiamolo, e poi col tribunale che decide, e poi si chiude, il tribunale torna alla famiglia affidataria, cioè è un intreccio di relazioni, l'affido è una storia di relazioni. E qui si potrebbe aprire anche il tema degli affidi falliti, gli affidi non falliti. A me non piace parlare di questo perché non credo che possano esistere delle relazioni che falliscono. Possono essere più efficaci, possono essere più semplici, più faticose, ma di per sé ogni relazione porta qualcosa di buono. E quello che noi doniamo a questi bambini è questo, una relazione da genitore a figlio. Non mi dilungo su questo tema perché l'ha spiegato molto bene la dottoressa, che è la valenza sociale dell'affido. Questo è anche una grande questione che alle famiglie affidatarie bisogna cercare di far capire. È importantissima questa cosa, no? Ma non solo perché comunque l'esperienza d'affido ti porta a dover parlare con tante realtà diverse, ma proprio il significato che ha per una comunità l'accogliere un bambino. Brutto a dirsi, però lavoriamo per il futuro di quella comunità. Un bambino che potrà crescere bene sarà un adulto che non sarà più in carico ai servizi come probabilmente lo sono state le sue genitori, magari anche i suoi nonni e anche i suoi bisnonni. Però mi viene anche da dire, è importante riconoscere alle famiglie affidatarie, cioè la famiglia affidataria deve riconoscersi, ma anche alla famiglia affidataria bisogna riconoscere questo ruolo sociale, questa funzione, questo immettere risorse per il futuro delle comunità, del paese. Un breve accenno, perché anche l'assessore ne ha parlato, questo periodo particolare di pandemia che porta altri stimoli, altre riflessioni. Paradossalmente l'assessore ha usato la parola nonostante, no? Questo periodo si va avanti, facciamo incontri, vediamo persone, tuteliamo i bambini, supportiamo le famiglie. Straordinariamente in questo periodo per Amici dei Bambini si è vista una crescita di richiesta di partecipazione alle attività informative e formative. Chissà perché, no? Una domanda che ci facciamo, forse non lo scopriremo mai, i motivi possono essere i più svariati, il meno bello forse è la gente in casa da soli, molti single tra l'altro, magari si è in casa da soli, no? Si cerca qualcosa. Forse qualcuno invece ha trovato semplicemente il tempo di dedicarsi a un desiderio che aveva nel cassetto, per dirla come dicevamo all'inizio, ha fatto un po' di silenzio, ha sentito quella chiamata. Di fatto va bene così, speriamo che non sia un fuoco di paglia, speriamo che questa cosa vada avanti, speriamo che quanto sta succedendo in questi mesi sia effettivamente qualcosa che fa cambiare la percezione dell'altro, della relazione con l'altro, della propria responsabilità nei confronti dell'altro, del bene comune. Ma non vorrei adesso cambiare argomento, perché torniamo sulla proposta formativa che fa Amici dei Bambini, che al di là delle tecniche, delle modalità e dei tempi è molto simile a quella già descritta dalla dottoressa, quindi saremo anche qui abbastanza sintetici. Serata informativa che, come vi raccontavo, da prima era più operativa, c'era il tecnico, ora è centrata sulla famiglia che racconta la propria esperienza, o le famiglie che raccontano la propria esperienza, proprio da un punto di vista più emotivo quasi a questo punto e valoriale. Un weekend formativo a noi piace compattare, ma non cambia poi molto. Con l'aiuto degli operatori, quindi la pedagogista e la psicologa, più sempre la famiglia, per confrontarsi con quella che è la realtà della quotidianità dell'affido.
il percorso di colloqui individuali che vengono svolti più o meno come svolgono anche i servizi, perché è importante poi applicare un modello che permetta agli associazioni di collaborare con il servizio, quindi sapere che quelle famiglie che arrivano a quel livello di disponibilità sono in qualche modo state accompagnate e formate secondo degli stessi criteri, e questa volta possiamo dirla, questa parola che non mi piace tanto, anche valutate rispetto a quella che è la loro storia, il loro percorso personale, di famiglia, sociale, no? Tutti questi aspetti. Ci sono poi le serate di approfondimento, perché necessariamente ci sono poi i temi forti che vanno approfonditi e capiti meglio. E poi quella che è il cuore, che è la rete delle famiglie, perché è lì che poi si realizza effettivamente l'accompagnamento. E vogliamo dargli un altro nome? La formazione continua, la formazione reciproca tra famiglie, che è quella che poi aiuta le famiglie affidatarie a portare avanti il peso, ma attraverso gli occhi delle altre famiglie anche riconoscere ciò che di bello e di buono sta succedendo all'interno della propria famiglia. Quindi tutto questo a che cosa è mirato? È mirato appunto ad accompagnare le famiglie in un percorso di discernimento personale che le porti a dare una disponibilità che sia certa, il meno titubante possibile, diciamo, responsabile, consapevole soprattutto di quelle che sono le proprie risorse da poter mettere in campo, ma allo stesso modo consapevole dei limiti che deve tenere sotto controllo e che deve gestire, perché la famiglia perfetta non esiste. La famiglia che può essere una risorsa per un bambino c'è di sicuro. E con questo vi ringrazio. Grazie tantissimo a Cristina, che ci ha approfondito ancora di più il tema dell'affido, dell'accoglienza nell'affido e delle peculiarità, insomma, di questo tipo di accoglienza. Ovviamente AIBI propone il suo tipo di informazione e formazione, ma veramente anche da quello che è stato detto possono integrarsi, possono diventare un qualcosa di che si completa e che può proseguire mano nella mano, aiuto alle coppie disponibili all'affido. Aspettate che tolgo sempre il video, perché così forse sentite meglio la voce. Passiamo un po' all'accoglienza nel campo dell'adozione e i percorsi di accompagnamento che AIBI propone. E con il tema l'adozione da un'idea all'incontro con mio figlio, percorso di accompagnamento all'accoglienza adottiva, passo la parola a Massimo Cecchetti, che è coordinatore regionale per AIBI per quanto riguarda la Regione Veneto e papà adottivo. Sì, prima di tutto, buonasera a tutti. Pochi giorni fa non si conoscevano neppure, ora guarda, lei darebbe la vita per quel bambino che già la chiama mamma. Questa è la conclusione di un testo di spiritualità che racchiude un po' le motivazioni e le esperienze che Marco Griffini prima ha testimoniato proprio sul mistero dell'abbandono e su una possibile rinascita. E poi racchiude un po' il senso di un appassionante e incredibile percorso di vita che è quello dell'adozione e di un bambino, di un figlio. E non lo è solo, come è stato detto, per noi genitori adottivi, ma soprattutto per i nostri figli. Il tutto, come dice nel titolo che mi è stato assegnato, nasce da un'idea che si fa sogno, desiderio, e termina, o meglio inizia, con un incontro, appunto l'incontro con mio figlio. E a questo incontro bisogna arrivarci preparati. I giudici direbbero idonei, ma un uomo e una donna che si vedano, si immaginano genitori di un bambino non nato da loro,
idonei già lo sono. Ma forse non sanno bene come questo si possa realizzare e quindi necessitano di essere accompagnati più che di essere giudicati. Nell'adozione questo è uno dei compiti dell'ente autorizzato, probabilmente uno dei più importanti, accompagnare una coppia all'incontro con il proprio figlio. Amici dei bambini, fino a quando è nata, ha creduto nella formazione delle famiglie e da qui negli anni ne è nata una vera e propria scuola di formazione. E quindi siamo in grado di realizzare degli itinerari informativi e formativi sempre aggiornati rispetto alle situazioni mutevoli nei vari paesi del mondo e nella nostra società. Il tutto sempre mettendo al centro del nostro interesse e l'interesse del minore, del bambino in difficoltà e nel rispetto del suo diritto di avere un papà e una mamma. Quindi le proposte che noi così realizziamo per le famiglie vanno dall'incontro denominato primi passi a quelli più specialistici su alcuni aspetti caratterizzanti i bambini accolti in adozione, passando un po' per la pietra miliare della formazione targata AIBI, che è il weekend, l'incontro con mio figlio. Per quanto riguarda la formazione primi passi, è un incontro nel quale noi diamo le informazioni basilari a chi ha solo maturato l'idea appunto di intraprendere e di sperimentare il percorso adottivo. E quindi diamo le informazioni base per quanto riguarda la legislazione e le varie opportunità che ci sono per approcciare appunto a questa avventura meravigliosa. L'incontro con l'adozione internazionale invece è praticamente un incontro informativo gratuito che può essere svolto in forma di gruppo o individuale. Prevalentemente le coppie prediligono quelle di gruppo, proprio perché c'è anche un momento di condivisione con altri genitori aspiranti adottivi. E solitamente questi incontri di gruppo vengono utilizzati e realizzati sabato mattina e tra le tematiche affrontate c'è proprio la specifica informazione sulle tecniche dell'adozione internazionale, l'iter nelle varie procedure realizzate nel paese e l'esperienza di accoglienza di coppie adottive. E questi incontri sono riservati appunto a chi è già in possesso del decreto di idoneità oppure ha fatto un percorso con i servizi. Nello specifico dell'incontro informativo, che chiaramente lascio poi al desiderio di chi volesse approcciare, e vengono anche un po' esaminate le varie tappe del percorso adottivo, che vanno appunto alle tappe prima del mandato, quelle dopo il mandato. E come dicevo prima, l'incontro fondamentale, cioè il momento fondamentale della formazione di amici bambini fin da quando appunto noi stessi come famiglia adottiva l'abbiamo approcciata, è proprio un weekend di formazione intitolato L'incontro con mio figlio, un weekend nel quale ci si misura, ci si confronta, un po' ci si inginocchia davanti a quel bambino e si cerca di capire proprio cosa significa nel profondo accogliere un bambino non nato da noi. Dopodiché, dopo questo incontro, segue una restituzione personalizzata vissuta con la psicologa appunto che segue le famiglie. Dopodiché una famiglia decide appunto per il conferimento del mandato. Il conferimento del mandato è un atto formale nel quale appunto nasce una reciproca collaborazione tra famiglia ed ente autorizzato, che è quella realtà, ecco, non tanto burocratica, ma la realtà, l'entità che accompagna noi famiglie proprio all'incontro con il nostro figlio e alla realizzazione del nostro sogno. Dopo il mandato, vi è la tappa della destinazione del paese, dove appunto andremo ad adottare, e parte un po' l'accompagnamento dei tempi dell'attesa. Il momento successivo è proprio quello dell'abbinamento, cioè dopo che appunto la documentazione della famiglia è andata presso il paese di destinazione, verrà il giorno in cui un giudice di quel paese stabilirà che per quel bambino che ha bisogno di una famiglia, ecco, la famiglia italiana seguita da amici e bambini è la famiglia più idonea, e quindi ci sarà un momento in cui vengo a conoscere chi è veramente mio figlio. Quindi la famiglia viene convocata presso una delle nostre sedi e chiaramente verrà letta una scheda dove si conoscerà appunto chi è il bambino che viene proposto in quel momento.
Un altro momento importante, chiaramente, che viene subito dopo, è quello del soggiorno all'estero, quindi la partenza della famiglia per i paesi di destinazione, e il momento più importante poi, chiaramente, qui si realizza veramente l'incontro con il nostro figlio. L'adozione poi non finisce qui, perché dopo il rientro l'ente autorizzato ha il compito di seguire per un determinato periodo la famiglia, proprio per garantire l'inserimento del bambino nella nuova realtà familiare. E questo è, ecco, in modo molto sintetico, perché chiaramente poi invito chi è interessato a partecipare a questi tipi di incontri. Mi sento di sottolineare comunque 5 specificità che Amici Bambini ha cercato di e ha realizzato in questi anni. La prima l'ha accennato prima il precedente: quasi 40 anni di storia, con quasi 4.000 bambini abbandonati, e ogni bambino costituisce ogni volta una storia a sé, che ci permette di garantire un accompagnamento alle famiglie qualificato, proprio basato sull'esperienza di chi le ha precedute. La seconda plus, il secondo valore aggiunto, è proprio quello della presenza di equipe psicosociali in ogni sede dove Amici Bambini è presente nel territorio nazionale. Quindi AIBI, pur configurandosi come uno dei maggiori enti autorizzati a livello nazionale, resta e vuole restare l'ente della porta accanto, quindi seguire le famiglie proprio dove vivono la realtà sociale. E un'altra peculiarità e soprattutto un impegno che noi prendiamo appunto con le famiglie è quello dell'accompagnamento nel paese straniero. Se tutte le attività formative e informative costituiscono un po' l'allenamento per arrivare al match più importante, chiaramente poi la partita si gioca all'estero. Quindi il fatto di garantire un accompagnamento quasi 24 ore su 24 alla famiglia garantisce di vivere in serie. Alla famiglia di vivere in serenità, appunto, questa esperienza che di per sé costituisce anche, è ricca di tante gioie, ma anche di imprevisti, quindi il fatto di essere accompagnati chiaramente fa vivere con serenità questo momento. Un'altra peculiarità che cerchiamo sempre di mantenere è quella della trasparenza sui dati, quindi il nostro sito è ricco di informazioni per quanto riguarda gli incarichi, le liste attese, gli abbinamenti, sui costi, chiaramente hanno una rilevanza purtroppo consistente per le famiglie, ma anche racchiude anche la necessità che questi costi siano il più trasparente possibile. E poi con informazioni in tempo reale su tutte le realtà dei paesi. L'ultima specificità, che non è ultima, è proprio la presenza in ogni regione di gruppi familiari, di famiglie adottive e affidatarie. Questo comporta il fatto che una famiglia, per quanto poi è stato detto da chi mi ha anticipato, non debba e non possa sentirsi solo in questa esperienza, che chiaramente non è un'esperienza privata, ma che chiaramente ha delle rilevanze sociali non indifferenti. E, come dicevo prima, l'incontro fondamentale, e parlo anche per l'esperienza personale, che ha indirizzato la nostra esperienza adottiva e anche una seconda poi adozione realizzata nel tempo, è proprio quello del corso di formazione, l'incontro con mio figlio, dove veramente si arriva a scoprire assieme ad altre famiglie durante un intero weekend chi sono questi bambini per i quali appunto è in atto una chiamata, come è stata definita prima, e per i quali noi possiamo concorrere a sanare questa ingiustizia che è quella dell'abbandono. Quindi ci saranno lavori condotti da una psicologa e da una famiglia adottiva che è specializzata, diciamo, nel campo della formazione. E oltre a questi, sono previsti degli incontri di approfondimento condotti dalla psicologa di AIBI, e la dottoressa Anna Rossi è una di queste, e che affrontano tematiche particolari proprio per mettere le condizioni alla famiglia di affrontare qualsiasi tipo di situazione possa rappresentare il loro figlio. Uno riguarda i bisogni sanitari, dove chiaramente viene chiarito quello che possono essere dei problemi di salute chiaramente risolvibili, che però possono impegnare e soprattutto possono preoccupare con le famiglie in questa avventura. Un altro incontro tematico riguarderà gli abusi e i maltrattamenti, perché oltre al male dell'abbandono, che chiaramente è un abuso che tutti i nostri figli hanno subito, ci possono essere anche situazioni in cui i bambini o le bambine hanno subito delle situazioni maltrattanti o abusanti, per cui è giusto essere pronti anche a priori ad affrontare questo tipo di situazioni.
Ecco, da ultimo, sempre per quanto riguarda approfondimenti tematici, noi organizziamo degli incontri sui temi dei bambini grandi e delle fratrie. Ecco, l'età media dell'adozione internazionale negli ultimi anni si è sempre un po' più innalzata, per cui chiaramente è giusto capire due cose. Il primo è che non sono i bambini che adottiamo, non sono piccoli uomini, ma sono bambini che chiaramente anche se hanno un anno in due in più rispetto ai nostri sogni, alle nostre aspettative, sono pur sempre dei bambini. E può essere anche il caso in cui ecco, chi ha la disponibilità e la possibilità di adottare più fratelli ecco, sia anche doveroso prepararsi per come gestire magari gruppi di fratelli più numerosi rispetto al singolo bambino. E, aggiungo, per poi lasciare spazio appunto alle testimonianze delle famiglie che sicuramente sono quelle più che credono più l'idea di quello che possa essere un percorso di adozione, e che Amici dei Bambini è un ente autorizzato che è animato da una significativa presenza di un movimento di famiglie adottive affidatarie e che proprio nei momenti formativi è sempre spesso assicurato una presenza di famiglie adottive sia come testimonianza e a volte anche nella conduzione. E quale sarà il risultato di questo percorso? Ecco, lo sentiremo dalle testimonianze che mi seguiranno. Ma è indubbio che la famiglia adottiva costituisce un agente di cambiamento culturale e un fattore di coesione sociale, che è un po' il tema del progetto che stiamo realizzando. In questo poi, concludo, ci conforta un parere autorevole che dice: un solo uomo e una sola donna capaci di rischiare, di sacrificarsi per un figlio o altri e non solo per il proprio, ci spiegano cose dell'amore che molti scienziati non comprendono più. E questo è Papa Francesco. Grazie. Bene, grazie mille a Massimo che ci ha un po' raccontato il percorso informativo e formativo che AIBI propone, perché appunto riteniamo importante accompagnare le coppie nell'avvicinarsi a quello che è il tema dell'adozione e anche a costruire gradualmente la loro accoglienza e quello che sarà il loro figlio, la loro figlia o i loro figli che arriveranno. In questo momento vorrei un po' fermare il pomeriggio e dare le domande che sono arrivate. Ma intanto volevo condividere un piccolo pensiero che mi è arrivato da una coppia in attesa che ringrazio tantissimo il Presidente Griffini per le bellissime parole che ci incoraggiano e ci fanno ben sperare. In questo momento le famiglie in attesa sono un po' in difficoltà, no? Perché forse proprio per il periodo che stiamo vivendo, per tante cose, hanno bisogno di essere incoraggiati. Per cui veramente mi associo a questo ringraziamento perché Griffini ha dato la speranza, no? A queste coppie che sanno che bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma che poi veramente ci saranno tanti bei risultati e si arriva insomma alla conclusione e a raggiungere il proprio sogno, il proprio progetto adottivo. E, ora vi comincio a dirvi quali sono le domande. Tendenzialmente sono per la dottoressa Passarini, quindi la preparo. Allora, che tipo di collaborazione... Scusate, chiudo il video, che così la voce dovrebbe essere più chiara. Che tipo di collaborazione c'è tra il Comune di Venezia e le associazioni del terzo settore che si occupano di affido? Poi le dico anche le altre domande, se vuole, così intanto se le segna. Quanti minori stranieri non accompagnati? Poi i criteri per l'abbinamento nell'affido e nell'adozione sono gli stessi? Mi ripete quest'ultima, scusi, che mi è sfuggita.
E se vuole intanto rispondere alle prime due, poi le dico le altre, se no facciamo tante domande messe insieme. Intanto sì. Può rispondere alle prime due. Sì. Allora, come dicevo, per quanto riguarda la collaborazione tra associazionismo e terzo settore, come vi dicevo, abbiamo diversi tipi di collaborazioni più o meno strutturate. Per ciò che concerne l'ambito della promozione, come sapete, insomma, si condividono gli obiettivi dentro, diciamo, il cappello che è Diritti sui diritti, che accompagna tutte le iniziative delle diverse annualità, c'è questa, insomma, collaborazione formalizzata da il cappello che è Diritti sui diritti, non da un documento, diciamo, interno all'ente. Mentre con alcune associazioni abbiamo stipulato dei protocolli veri e propri, e quindi afferiamo alle associazioni anche per la ricerca di famiglie qualora necessiti per quel bambino, per esempio, una certa distanza fisica dal territorio di nascita per poter, diciamo, decomporre rispetto a una storia in genere pesante e cominciare a ricostruirsi e a ricostruire, per cui abbiamo, insomma, diamo gran valore alle nostre collaborazioni con le associazioni che si occupano di affido e che ci aiutano anche ad aumentare il bacino delle nostre risorse affidatarie. Mentre mi dispiace non poter dare, però mi assumo il compito di reperire, perché naturalmente in questo momento non ce l'ho, quanti minori stranieri non accompagnati siano in affido, immagino. Immagino di sì, che sia la domanda quanti minori stranieri accompagnati sono in affido. Sì, ecco, mi riservo di farvi avere la risposta, che poi vedrete, insomma, come socializzarla, perché mi spiacerebbe in questo momento dare un dato così approssimativo, quindi devo riferirmi ai colleghi che si occupano di minori stranieri non accompagnati. Perfetto. Grazie. Allora poi le dico l'altra domanda. I criteri per l'abbinamento nell'affido e nell'adozione sono gli stessi? I criteri allora, io non pratico l'adozione, quindi non mi sento di poter rispondere. Lavoro molto con i colleghi anche dell'equipe adozione del territorio, però non è la competenza mia. E quindi, per quanto riguarda noi, i criteri, come, insomma, accennavo velocemente, quali sono? Per il grande lavoro che facciamo nell'ambito dell'approfondimento della conoscenza, e con questo anch'io sottolineo che non amo e non uso il termine valutazione, ma approfondiamo la conoscenza reciproca, capiamo chi siamo e che tipo di relazione costruire. Perché, ecco, cosa che non avevo detto e che ci tengo assolutamente a sottolineare, per noi gli affidatari sono partner. Assolutamente preziosissimi, la lunga mano dell'ente locale a tutela dei bambini, insomma, quindi un valore altissimo. Quindi da tutto il lavoro che facciamo nell'ambito dell'approfondimento della conoscenza, naturalmente emerge la storia, la biografia di quella famiglia, comprensiva di quelle che sono le esperienze che nel corso della vita la coppia o il singolo ha fatto, e cosa e quali sono state le esperienze che maggiormente hanno messo in discussione gli equilibri interni. Questo ci dà delle grandi informazioni rispetto a poi inserire un bambino in quella famiglia, un bambino che ha una sua biografia, una sua storia e dei dolori che noi bene conosciamo. Quindi non ci sono dei criteri assoluti, ci sono dei criteri che tentiamo poi, tra l'altro, no? Perché come sapete ogni incontro ha le sue magie, e a noi è anche successo, e per fortuna, a noi è anche successo che abbinamenti un po' forzati, diciamo un po' forzati, sono stati degli incontri magici che hanno stravolto in positivo la vita di bambini e di adulti. Per cui i criteri sono, cerchiamo di, a seconda di quelli che sono le biografie del bambino e della famiglia, le esperienze che gli uni e gli altri hanno fatto, appunto accompagnare questo incontro e renderlo più evolutivo possibile. Ecco, questo mi sento di dire. Certo. Ok, e un'ultima domanda, sempre per la dottoressa Passarini. Riguardo gli affidi sine die, non crede che la normativa e i giudici siano troppo assurdamente protettivi verso i genitori biologici, che spesso non hanno più nessuna attitudine e capacità genitoriale?
Allora, come dicevamo, questa è una questione naturalmente complessa, molto complessa. Mette in campo competenze, funzioni, ma soprattutto linguaggi molto diversi. Compito nostro, io naturalmente non ho potere, ecco, per poter, potere, ma neanche competenza, ecco, per poter valutare l'operato della magistratura, che si attiene a quelli che sono i mandati di legge, naturalmente. I magistrati applicano le norme, ecco. La parte, diciamo, del contenuto umano, ecco, dell'esperienza umana, quello è compito nostro, quindi io credo che siamo noi come istituzioni pubbliche che hanno la competenza da norma di legge di occuparci di cura, protezione e tutela, dobbiamo trovare modalità, linguaggi e formule per trasferire il nostro pensiero alla magistratura. Ecco, quindi credo che sia un compito arduo che è nostro. Ecco. E dopodiché accennavo al fatto che abbiamo una normativa che è un po' datata rispetto a com'è la società, come sta andando la società, come stanno andando le relazioni sociali, come stanno crescendo i bambini, il numero di bambini, hanno chiuso gli istituti per fortuna, ma c'è un numero di bambini anche che continua a vivere in famiglia in situazioni di grave rischio evolutivo, cioè c'è un cambiamento, necessita un cambiamento che ha a che fare con lo sviluppo sicuramente di queste reti che anche con l'iniziativa vostra di oggi cerchiamo, no, di potenziare pubblico-privato, perché allora aumentiamo una forza, diciamo, contrattuale per poter portare avanti dei temi, come dicevo, a livello locale e a livello nazionale. Non so se si possa arrivare anche, però insomma associazioni forti come Ivy o come altre a livello nazionale penso che potrebbero avere voce in capitolo anche a livello proprio nazionale, ecco, rispetto a delle modifiche normative. Io credo profondamente che i bambini non debbano stare a scavalco di due famiglie per tutta la vita. Ecco, io questo sì mi sento di sottolinearlo, però penso anche che ci sia una grande riflessione che appartiene al mondo dei servizi a cui io faccio riferimento, che deve necessariamente trovare linguaggi, forza, modalità espressive per trasferire questi contenuti alla magistratura. Grazie. E Cristina Riccardi vuole aggiungere qualcosa sul tema? Sì, ti ringrazio perché hai toccato un nervo scoperto dell'esperienza affidataria. È difficile, no? Come diceva la dottoressa, poi, come dire, anche in questa situazione la peculiarità di ogni storia richiederebbe una valutazione a sé stante, non si può generalizzare. Però credo che anche questo aspetto, per cui mi sono sentita anche sollecitata, no? L'associazionismo, chi ha voce in capitolo potrebbe parlarne, richiede proprio anche una visione condivisa su il bene del bambino. Purtroppo noi viviamo ancora oggi in un clima culturale che lega il bambino, cioè, al genitore, no? Il diritto è del genitore a non perdere il proprio bambino. E anche una lettura della possibilità di ogni bambino di crescere anche con due famiglie. È difficile, è veramente un tema molto caldo, molto difficile da affrontare. E aggiungo che però questo sta portando non solo a tanti bambini che vivono difficoltà all'interno della loro famiglia, ma purtroppo non essendoci un numero sufficiente di famiglie affidatarie, tanti bambini che crescono in comunità educative. Non abbiamo più gli istituti, abbiamo le comunità educative, dove stanno meglio, però non è il meglio che noi possiamo offrire a quei bambini. Poi sicuramente c'è una normativa che anche il linguaggio della normativa stessa ormai è superato. Se si va a leggere la norma che regola, no? la possibilità di dichiarare adottabile un bambino, va bene, no?
sicuramente è importantissimo il dialogo e il chiedere a forza insieme da parte di chi se ne occupa come servizio e da chi se ne occupa come associazione, che ci sia una riflessione su questo, perché altrimenti i bambini continueranno o a soffrire nelle proprie famiglie, ma su questo sappiamo benissimo che ci sarebbe tutto il grosso lavoro da fare per le famiglie prima che si arrivi a tanto, oppure a rimanere nelle comunità, oppure come terza ma non ultima possibilità a crescere in affido con tutti i problemi che dicevamo prima. Volevo solo aggiungere una cosa, nel frattempo la mia responsabile mi ha mandato un messaggio riferendosi ai dati sui minori stranieri non accompagnati. Quindi nel 2019 avevamo 50 figli di minori stranieri non accompagnati. Grazie, grazie mille dell'intervento in diretta. Bene. Okay. Bene, allora se non arrivano altre domande o se qualche relatore vuole aggiungere qualcosa. Solamente un messaggio augurale, tutto complimenti al Comune di Venezia per l'efficienza, servizi pubblici, complimenti, meglio dei privati. Solo un messaggio di speranza. Allora, un invito proprio a noi coppie, ci mettiamo in mezzo anch'io, no? Perché anch'io ho aspettato poi tanto per le adozioni. Ecco, pensiamo che noi aspettiamo magari qualche anno, 2-3 anni. Mettiamoci dalla parte dei bambini abbandonati, specialmente in questo momento. Ci sono bambini che aspettano anni e anni, eppure non perdono mai questa speranza contro ogni speranza. E guardate, io potrei parlarvi delle 4.000 adozioni fatte, in quasi tutte, poi lo sentiremo anche dalle testimonianze, in quasi tutte, quando sono entrati da quella famosa porta di quella stanza, perché c'è quella stanza, la stanza dell'istituto dove vi mettono e voi trepidanti aspettate che entri quel bambino. Adesso con i video si riescono a vedere, ma una volta non si vedeva niente, non c'era manco la foto. In quel momento la nostra esperienza dice che questi bambini, che magari hanno aspettato anni e anni, come vedono questi due perfetti sconosciuti, li riconoscono come padre e madre. E anzi, alcune pure li sgridano. Ma perché mi hai lasciato così tanto? Perché non sei venuto prima a prendermi? Allora, questo è veramente questo mistero, no? Mistero è una cosa che non è che non si comprende, non si finirà mai di comprendere. Noi siamo arrivati, come diceva Massimo, in questa nostra riflessione di spiritualità che ormai continua dal 2000, sono 20 anni, ma siamo arrivati a un piccolo piccolo, a sapere qualcosa di piccolo piccolo di questo mistero. Ecco, allora che se noi manterremo viva questa speranza contro ogni speranza, saremo in grado veramente di urlare insieme ai nostri figli che l'adozione è una cosa veramente meravigliosa. Ecco, quindi questo augurio: non perdete mai la speranza. Vostro figlio già in qualche parte del mondo vi aspetta. E comunque il dato che più di 400 bambini sono entrati in Italia nonostante la pandemia, proveniente, ho fatto i conti adesso che mi sono arrivati i dati, provenienti da qualcosa come 30 paesi. Quindi vuol dire che, insomma, l'adozione internazionale non si ferma. Nemmeno la pandemia è stata capace di bloccare l'accoglienza adottiva. Grazie. Grazie mille di queste parole che spero diano ulteriormente coraggio e speranza alle nostre coppie in attesa. Bene, allora ora passiamo alla seconda parte del nostro pomeriggio e avremo il piacere di sentire famiglie adottive o affidatarie che condivideranno con noi la loro esperienza. Inizierà Annalisa e Alberto, che ci parleranno di quello che è la loro storia. Hanno adottato un bimbo in Cina nel 2018 e ci racconteranno la loro esperienza, soprattutto in riferimento all'incontro con il figlio e i primi tempi, ma insomma ci parleranno di quello che è la loro storia. Prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie dell'invito, per noi è un piacere portare la nostra testimonianza. Noi un paio di anni fa abbiamo adottato nostro figlio, Julie. E il momento dell'incontro ancora oggi è un momento che noi ricordiamo con grandissima emozione.
Io mi collego alle parole del presidente Griffini, che diceva che questi bambini in qualche modo ci riconoscono, e nel nostro caso nostro figlio ha riconosciuto mio marito come il suo, tra virgolette, primo genitore, nel senso che al momento dell'abbinamento c'era stato spiegato che era molto probabile che il nostro figlio si sarebbe affidato a uno solo dei genitori. Così è stato, e lui si è affidato insomma a mio marito. Non nascondo che all'inizio questa cosa non è sempre stata facile da gestire, nel senso che noi genitori adottivi partiamo con un bagaglio enorme di emozione, di felicità, ma anche di paure. Di paure perché abbiamo paura di non essere riconosciuti dal nostro figlio, di non essere dei bravi genitori, di non essere abbastanza accoglienti, e quindi c'è anche questa grandissima voglia di essere proprio, come si dice, di essere accettati, ecco, da loro. E quindi questo momento iniziale, insomma, per me, insomma, è stata anche abbastanza, come dire, difficile, perché all'inizio, insomma, il nostro figlio si era, aveva legato molto con mio marito, e con me faceva un momentino più fatica, nel senso che, non lo so, uscivamo dalla stanza, lui non, come si dice, magari mio marito si stava mettendo le scarpe, quindi nel frattempo la porta si chiudeva, e quindi c'erano pianti, urla, se restava da solo con me, insomma, non è stato proprio una passeggiata. Poi devo ringraziare mio marito, che insomma lui è sempre stato molto, ha fatto come un ponte tra me e nostro figlio, e quindi mi ha un po' spianato la strada. E poi c'è stato, dopo queste prime difficoltà, un momento in cui... non so, forse sono diventata mamma in quel momento, nel momento in cui ho guardato mio figlio e mi sono resa conto che poco importava se chi dei due all'inizio avesse scelto, se me o lui, ciò che importava era che lo vedevamo sereno e stava bene. Poi una volta arrivati in Italia le cose sono cambiate, e col tempo la dedizione, l'amore, la pazienza, alla fine i ruoli di mamma e papà si sono, come si dice, eguagliati. E quindi il tempo, la pazienza e l'amore per questi figli hanno fatto, insomma, no? Sì, la differenza, sì, hanno fatto. E poi... Non è stato facile neanche per me la via, anche se bimbo si era attaccato più a me che a lei, avevo due da guardare dopo, sia la mamma che il bimbo, perché è stato un momento che ho detto, ehi, fermiamoci un attimo e rabocchiamoci le maniche, perché abbiamo un figlio adesso e dobbiamo risolvere tutti i problemi che ci sono e affrontare la vita a tre da adesso in poi. Da lì in poi è stato sempre più fantastico. Sì, poi io voglio anche aprire una parentesi. Quando diceva il presidente Griffini che l'adozione dà una seconda vita a questi bimbi, in realtà è una cosa che va, come si dice, a doppio senso, nel senso che questa seconda vita arriva anche per noi genitori adottivi, perché è una meraviglia. Loro sono veramente dei bambini meravigliosi che hanno un sacco di risorse, dei bambini che noi lo vediamo tutti i giorni con nostro figlio, che veramente l'unica cosa che vogliono è una mamma e un papà, una famiglia, e l'amore, scusate, io un po' mi emoziona sempre, insomma, parlare di questa cosa, e, l'amore che noi abbiamo per i nostri figli è un amore che va oltre il sangue, il DNA, perché veramente noi sentiamo che il nostro figlio è carne della nostra carne, è una cosa incredibile. Se mi faccio vedere anche tu qualcosa, che mi dici?
Quello sì, che sta dicendo mia moglie sono tutte cose che si provano, che si provano, e poi tutte le paure che si hanno prima di andare a prendere questo figlio svaniscono in un attimo, appena c'è l'incontro con il nostro figlio. E dopo... Sì. Ecco, è anche l'incontro, un momento veramente magico, perché è un momento che, almeno noi come genitori adottivi, è un momento impresso nella memoria, e quella porta è veramente, non lo so, la porta che ci porta in un'altra vita, è una cosa incredibile. Nel momento dell'incontro, del primo incontro con il nostro figlio, è un momento che non dimenticheremo mai nella vita, perché ha veramente qualcosa di magico. Ecco, non so quanto tempo abbiamo ancora per... Anna? No, se volete raccontarci altre cose, benissimo, però credo che abbiate già passato proprio la magia dell'incontro, no? La magia con tutte le difficoltà che possono esserci, che possono presentarsi. Annalisa, tu col sorriso in bocca hai descritto la sofferenza e la delusione, no? dei primi tempi in cui magari sognavi, desideravi questo bambino che ti correva in braccio e che invece appena tu gli prendevi la manina piangeva perché voleva stare con il papà. E quindi stai anche passando l'idea che sono momenti sì difficili, ma che si superano e che portano invece appunto la gioia e questo sorriso che ci stai trasmettendo mentre racconti la tua storia, la tua esperienza, no? Quindi è anche un messaggio, no? Che possono esserci delle difficoltà iniziali, dei momenti più così che mettono un po' in crisi. Però poi le cose, parlavi di pazienza, di tempo, sono parole che ci fanno pensare che sì, non tutto arriva subito, ma poi c'è questa commozione tua che ci dice più di tante parole. E un'altra cosa che volevo anche sottolineare è quanto Alberto sia stato d'aiuto. Quando si adotta si è in coppia, si è in due. E questo perché? Perché ci si può aiutare l'uno con l'altro, sostenerci, incoraggiarsi e fare... Alberto ha parlato di sono stato un ponte, no? E sì, ha fatto il ponte, insomma, tra sì. Voi tre alla fine. E credo che questo sia la forza della famiglia alla fine. Sì, lui è stato veramente fondamentale nei primi giorni, in cui io a mio figlio potevo solo fare la doccia e cambiarlo, perché anche per portarlo a passeggio col passeggino, andare in giro, cioè lui voleva il papà. Pensate che la sera, quando si addormentava, e che si addormentava tenendogli la mano, lui si addormentava tenendo la mano del suo papà, di mio marito, insomma. E quando si addormentava, poi io che ero lì in parte, gli spostavo la mano e gli mettevo la mia. Beh, lui si accorgeva che non era la mano del papà, e quindi lui me la tirava via e ricercava l'altra mano. E quindi dicevo, anche quando dorme, sì. La mattina, quando si svegliava, lui usciva dal suo lettino e andava veniva nel lettone, però lui giocava esclusivamente con mio marito. Io era come se non ci fosse. E quindi io, quando dovevo, al pensiero di rientrare in Italia, di ritrovarmi a casa da sola con lui, io ero terrorizzata, la parola giusta è. Come faccio? Come faccio? E infatti ricordo che uno dei primi giorni che eravamo lì in Cina con la referente cinese, ricordo che lei un giorno mi disse non bisogna avere paura dei bambini. E questa cosa mi è rimasta impressa, perché era vero, io ero terrorizzata, però la mia paura non era nei confronti di mio figlio, la paura era di non essere accettata e di non essere una buona mamma. Poi col tempo, insomma, i rapporti si costruiscono con il tempo, e questi bambini, secondo la nostra esperienza,
hanno bisogno di tanto tempo per potersi affidare a noi genitori e per avere fiducia. Probabilmente loro, non avendo due figure presenti, meno mio figlio viene da un istituto, io ho vissuto di 3 anni, quindi non aveva neanche idea di che cos'era una mamma e un papà, quindi delle figure sempre presenti. E quindi ci è voluto un po' di tempo. Però ad oggi vediamo che nella sua vita siamo due figure importanti e anche vediamo che viene in cerca di noi, ci chiama anche la mattina quando lo porto all'asilo, ogni tanto mi dice mamma ferma qua, o la sera mi chiama, se magari è un paio di ore dai nonni, quando viene buio a mia mamma gli dice nonna, pronto mamma, prende giù lì, che ancora non parla molto di sì, tanto meno di italiano, e quindi allora vi dico ok, siamo sulla strada giusta, perché quello che noi volevamo trasmettere e che vogliamo trasmettere a nostro figlio è che noi ci siamo, ci saremo sempre e in qualsiasi caso. Ecco, quindi tutto giusto? Sì, è tutto qui. Ok. Bene, allora, grazie mille veramente di aver condiviso con noi la vostra esperienza, la vostra storia, le vostre emozioni, le vostre fatiche, ma anche la vostra gioia. Proprio viene dai vostri occhi, dal vostro sorriso, arriva la gioia di questo legame che avete costruito con il vostro figlio. Bene, grazie mille ancora. Grazie a voi. Bene, allora adesso pensavo di passare la parola a un'altra famiglia, Antonello e Michela. Purtroppo Michela è dovuta andare a lavorare e a volte il lavoro prevale su quello che sono le nostre esperienze da raccontare. Antonello ci racconterà un po' della loro storia di adozione, che ha adottato un bimbo in Russia nel 2013, e ci parleranno di come si sia inserito nell'ambiente in un modo ottimale, pur avendo magari delle caratteristiche che potevano insomma richiedere attenzione, che così vedremo un po' cosa ci racconta Antonello. Prego. Allora, buonasera a tutti e grazie di questa occasione. Io premetto ringrazio il presidente Grescini, perché sapere che anche Nicolai è stato uno delle 4.000 emozioni che ha provato mi ha fatto emozionare. Ogni giorno è un giorno nuovo, insomma, ogni bambino è una cosa nuova, anche se dopo 4.000 uno dovrebbe abituarsi. E prima di parlare di Nicolai, per me e per mia moglie, vabbè, adesso non c'è, ma ci sono state due stanze per quelle nuove coppie che sono in attesa e che ci stanno ascoltando. La stanza è quella per noi a Mestre, dove siamo stati messi per qualche minuto di fronte a una scheda dove raccontava i bisogni e lo stato psicologico e anche fisico di Nicolai, ed era una scheda sicuramente pesante, ma non tanto perché le varie patologie che escono dai bambini che vivono senza amore e quindi con cose più pesanti degli altri, sono spesso termini legati a sistemi sanitari diversi dal nostro, che ci portano chiaramente a non comprendere esattamente chi sta arrivando. E poi a un certo punto bussano alla porta e ti dicono se sei pronto, perché di là di quella porta, sì, in questo caso c'era l'associazione che ci stava per mesi seguendo ed aiutando, ma dall'altra parte del mondo c'era un'altra porta che si sarebbe aperta, dove poi avremmo potuto incontrare tra le lacrime e niente, un bambino che sicuramente non vedeva l'ora di avere un padre e una madre, ma che piangeva, che ha pianto tanto. Quindi, e chiudo, io qui una foto ce l'ho da sempre, dal 2013, da maggio, quando c'è stata spedita, che è questa. Era una foto giunta per fax, immagino, perché da quelle parti della sconfinata Russia
certe tecnologie non c'erano. Una maglia più grande di lui, forse utilizzata da tutti i bambini per fare le foto, con occhio un po' chiuso, un bambino che dovrebbe aver avuto due anni, ma gonfio, perché poi abbiamo compreso che era sotto cura di cortisone per le varie patologie che aveva, però da quel momento era già nostro figlio. In realtà, per chi vede un'adozione come invece un gesto d'amore, ma magari un gesto che è già stato segnato da qualcun altro su nel cielo. Noi quando abbiamo fatto la richiesta per adottare un bambino, era aprile del 2010, Nicolai è nato a dicembre del 2010, prematuro, quindi quando noi abbiamo fatto domanda lui è stato concepito, ecco, e quindi sono cose che poi ti restano nella vita e ancora mi fanno la voce rauca, quindi è come quando Nicolai ci chiede ogni tanto rispetto a determinate cose dove era lui, a volte diciamo beh eri nel tuo paese in Russia, a volte eri in cielo, a volte eri ancora un pensiero e a volte eri un pensiero che era uscito da persone diverse, ma era lo stesso pensiero che qualcun altro aveva messo nel nostro cuore. Tornando al nostro intervento, Nicolai sì, ci è stato presentato con una patologia che forse vissute nel suo paese in Russia sarebbero state pesanti e lo sono probabilmente ancora per alcune parti di quel paese, come sicuramente in tutti gli altri paesi dove arrivano il nostro futuro, il nostro figlio. E in realtà le strutture sanitarie che abbiamo in Italia, ma anche la nostra voglia di amarlo profondamente, più di tutti gli altri bambini naturali, perché per noi vale doppio qualsiasi gesto e qualsiasi minuto della nostra vita, forse anche quella marcia in più, che è quella medicina di cui questi bambini hanno bisogno. Noi abbiamo avuto in questo percorso, Nicolai è con noi appunto dal 2014, da gennaio del 2014, abbiamo superato varie difficoltà, Nicolai è nato con la sindrome fetoalcolica e quindi alcuni danni li ha portati già in pancia la mamma, però li abbiamo superati negli ospedali in cui per adesso siamo stati, ma in realtà tutti i bambini ci vanno, chi per controllare un soffio al cuore, che in realtà è già stato superato e non esiste, per una sordità che è stata risolta e adesso per una crescita che stiamo aiutando con la cura ormonale. In realtà, nel nostro caso, noi siamo seguiti dall'ospedale di Trieste per una determinata cosa e quello di Verona per un'altra. Ma lì incontriamo tutti i bambini e forse Nicolai è l'unico bambino adottato, perché poi stringe amicizie con chi è in sala in attesa, che stanno aspettando. E in realtà abbiamo incontrato bambini nati naturalmente, come il nostro chiaramente, e quindi non è vero che quella scheda e che quelle difficoltà fossero per forza una cosa insormontabile e che solo un bambino adottato ha. Ripeto, in tutti i nostri incontri Nicolai, se non era l'unico, era uno dei pochi adottati, quindi la paura che abbiamo avuto in quella stanza prima di aprire la porta, e io ne ho avuto tanta, perché mia moglie Michela ha detto no, lui è il nostro bambino, è come se fosse nato con patologie o anche fosse stato handicappato, non l'avremmo sicuramente abortito, quindi lui è e lui sarà. È chiaro che il sentimento di una madre non sarà mai quello di un padre, e lo è tutti i giorni. E quella paura che io ho avuto, l'ho avuta sicuramente più grande di mia moglie, l'ho cancellata con il tempo, mentre mia moglie non l'ha mai avuta. E adesso sono io quello che ha la forza maggiore quando affrontiamo i vari ambulatori, i vari ospedali, perché forse perché mi sento ancora in colpa di averlo rifiutato per qualche attimo, ed è un qualcosa che mi porterò dentro per sempre, tipo una colpa. Io ogni sera quando andiamo a letto insieme, facciamo la preghiera insieme, poi io torno quando sta dormendo dopo qualche ora, gli tiro sulle coperte, gli do un bacio e ringrazio sempre Gesù, dico grazie Gesù di avermelo dato, perché si parte come tutti i percorsi
per avere un figlio, perché poi quando si è soli, quando ci si rende conto che in una casa essere in due è triste, siamo un po' egoisti perché vogliamo un figlio per forza o perché lo vogliamo per i nostri bisogni. Quando cominci un percorso e invece arrivi in quella stanza e ti arriva una foto o ti arriva qualcos'altro, comprendi realmente tutto ciò che invece l'associazione ti ha aiutato nel percorso, che non siamo noi che dobbiamo essere al primo posto, ma loro. Cioè loro, Nicolai aveva il diritto di essere figlio prima che io avessi il diritto di essere padre, ecco. E questo l'ho scoperto dopo, perché forse noi uomini siamo anche diversi rispetto alle mamme. Però è proprio un compimento che avviene all'interno di una coppia che permette di unire due percorsi diversi che poi sono quelli del padre e della madre. Quindi alle coppie che sono in ascolto io mi sento di sincerarle, perché poi nei vari percorsi, nelle varie difficoltà, i bambini adottivi sono come tutti gli altri, e anche se hanno delle patologie diverse, strane o pesanti, in realtà lo sono semplicemente perché uno, arrivano da paesi dove il livello culturale e anche sanitario è diverso dal nostro, e secondo, la cosa più importante è perché gli è mancato quell'amore che ha trasformato magari un malessere o un malanno di un certo livello in qualcosa di più pesante, ma che poi miracolosamente questo sparisce come in tutte le realtà. Poi è chiaro, siamo nelle mani del Signore, al Signore ci siamo affidati quando ci siamo sposati e quando abbiamo deciso di essere genitori, e adesso insomma il Signore ci ha dato un piccolo tesoro da ricordare ogni giorno. Ecco, io sinceramente io concluderei qui, perché poi è giusto dare spazio anche agli altri. E ringrazio ancora il Presidente, ma anche a Anna Rossi e poi tutto il personale e anche a queste coppie che stanno ascoltando. Noi abbiamo scelto AIBI perché, come tutti, si fa un percorso iniziale, si prova un'associazione internazionale, chiaramente si spera che questa sia quella che ti porti a regalarti il tuo sogno. Noi non siamo mai stati soli, né quando eravamo in Italia, né quando eravamo in Russia. Ecco, io mi ricordo il primo volo, quando siamo atterrati in un paese dove, per quanto abbiamo imparato un po' di russo per riuscire a vivere, e arrivi lì, il popolo russo è sul serio un po', si vede che ha passato anni di dittatura, perché non dico che sono freddi, ma sono difficilmente prendibili dal punto di vista emotivo, eccetera. Arrivi in un posto dove è anche scritto tutto in cirillico, quindi non capisci niente, hai solo le tue due valigie, trovi una persona con scritto AIBI Baseggio, sali in macchina, gli dai le tue valigie, i tuoi passaporti, gli dai tutto e parti, ti fai 6 ore su una strada in mezzo al buio, in mezzo al ghiaccio, arrivi su un paese dove non sai neanche dove sia, lo sa solo l'IPAD, scendi, ti prendono i documenti, vai in camera e non hai niente, non hai praticamente nemmeno la tua identità, ma ti fidi ciecamente di un'associazione che è lì con te anche se non la vedi, e da quel momento la tua vita cambia. Quindi non abbiamo mai avuto paura, perché se mi avessero detto un giorno prenderai, ti porteranno dove vogliono loro, come è successo a San Pietro, ti porteranno via tutto, andrai in un posto dove non sai neanche dove sei, con chi sei, non avrai neanche i documenti, in un paese dove se ti sposti e non hai neanche dichiarato dove vai, ti prendono, ti portano dentro e buttano via le chiavi, perché in Russia in quei periodi non si scherzava, ma neanche adesso, credo, e avrei detto, tu sei matto, io una cosa del genere non la farò mai, figurati. E invece, insomma, si parte e un po' alla volta si scopre che non siamo soli. Quindi grazie a tutti e grazie anche per questa esperienza. Grazie veramente Antonello per aver condiviso anche le vostre emozioni, le vostre paure, ma anche
le soddisfazioni, perché poi vabbè, non hai avuto tempo magari di raccontare anche come Nicolai è lanciatissimo a scuola con i suoi amichetti, con le sue conoscenze. È un... no, beh, allora aggiungo giustamente, allora Nicolai in verità già in orfanotrofio avevamo capito che aveva una marcia in più, ma come tutti i bambini che devono difendersi ogni giorno per avere il loro spazio e la loro mamma che era l'operatrice. Anche lì tanti bambini, pochi operatori, quindi l'operatore era la mamma. E appena arrivati in Italia le abbiamo inserito una scuola materna, non della frazione ma la frazione accanto, ed è stato subito accolto a braccia aperte, innanzitutto perché vabbè, mi conoscevano a suo tempo, come adesso appartengo a una vita amministrativa, adesso faccio il sindaco, a suo tempo ero impegnato in altre competenze, quindi un po' mi conoscevano. Ma perché nel nostro paese poi bambini adottati ce n'erano anche pochi, e quindi si aspettavano, insomma, bisognava che anche la scuola materna facesse la sua parte. In realtà ha fatto tutto Nicolai, perché è diventato il leader della sua classe, del suo gruppo, e tutt'oggi in qualsiasi posti che vado, anche se sono il sindaco, dicono «Ah, ma quello è il papà di Nicolai!» E quindi, per dire, la sua forza e il suo carattere è quello che sicuramente gli ha dato la forza di superare anch'esso le proprie difficoltà, perché poi comunque è piccolo rispetto agli altri, perché d'altronde l'amore è quello che fa crescere, ma anche fisicamente, non solo interiormente, e lo sta recuperando. E quindi anche questo, questi bambini hanno sicuramente una marcia in più, perché mentre nel loro paese dovevano combattere per poter avere quel poco che potevano avere, quella loro forza l'hanno trasformata, perché Nicolai la trasforma ogni giorno, nella simpatia, nell'essere il leader, nell'essere il trascinatore. Siamo già stati richiamati dalla maestra più volte, perché lui in quarta elementare, ma già in terza si lamentava e proclamava scioperi all'interno della classe. Siamo già un po' preoccupati, ma... E quindi, per dire, la sua forza, il suo carattere, sicuramente è quello che ci sostiene, perché a volte, come è successo per la coppia di prima, il fatto di non essere riconosciuto come padre, come è successo a me, nei 40 giorni in Russia che abbiamo passato, dove non mi ha dedicato un secondo, invece arrivati in Italia per mesi, se non per anni, Michela non si è sentita madre, perché si è sentita rifiutata, ma questo è sicuramente legato a un sistema adottivo legato al paese russo, nel quale più viaggi e quindi anche più abbandoni noi abbiamo fatto, perché siamo andati lì, siamo stati una settimana, siamo andati a trovarlo e poi siamo andati via. Poi siamo ritornati più volte e tutte le volte Nicolai, che non aveva la mamma, vedeva una mamma, una donna che arrivava e, come era stata quella naturale, lo lasciava lì. E quindi questo sicuramente non ha aiutato, ma d'altronde siamo ospiti spesso in altri paesi, gli altri paesi hanno altre regole e a queste regole bisogna sottostare. E quindi ci siamo portati a casa una pesantezza che, come la coppia di prima, ho vissuto anch'io, perché tornavo a casa e trovavo mia moglie disperata, perché non riusciva a stare un minuto senza piangere, senza che lui si lamentasse di essere con lei, che voleva il papà. E quindi io cercavo in quei momenti dove volevo godermi mio figlio, che non avevo goduto in 40 giorni in Russia, di non poterlo fare nemmeno a casa, perché sennò facevo del male ulteriormente a mia moglie. Quindi è stato un periodo difficile per entrambi, però insomma l'abbiamo superato, l'ho superato con pazienza, come è stato detto prima, e con la sicurezza che il tempo avrebbe fatto il suo miracolo, e l'ha fatto, perché adesso insomma... Se non c'è la mamma si piange, si è tristi, ma dove è andata la mamma? Il papà è un po' più assente, perché essere sindaco in questo periodo non aiuta sicuramente. E quindi sicuramente, e termino, è il suo carattere che adesso è quello che ci sta legando ancora più insieme. Quindi sì, sono loro la nostra forza e non noi la loro. Concludo. Buona serata. Grazie mille ancora, Antonello, veramente, per le parole.
e l'incoraggiamento per le coppie in attesa. Bene, allora adesso vorrei passare la parola a Laura e Fabio. Sono una coppia che segue l'affido in pronta accoglienza e fanno parte della rete di famiglie AIBI. A voi la parola. Grazie. E in realtà adesso è un io, perché mio marito è andato ad occuparsi dei più piccoli casa nostra, quindi ci è toccato dividerci, però certo, diciamo che moralmente ecco anche lui, perché ovviamente questo riguarda tutti noi. Dicevo degli altri figli perché noi abbiamo avuto il dono, prima di avvicinarci all'affido, di avere 4 figli nostri. Però un po' come si diceva prima, c'è una sorta di chiamata, c'è un qualcosa che ci diceva che comunque c'era ancora qualcosa in più che noi potevamo fare verso i bambini, verso quei bambini meno fortunati dei nostri, che potevano godere comunque di un ambiente familiare sereno dove crescere. E questo ci ha portato appunto ad avvicinarci all'affido, di cui conoscevamo fino ad allora molto poco. E quindi questo desiderio, insomma, ci ha fatto incontrare AIBI, Amici dei Bambini. E con loro abbiamo fatto il percorso proprio per renderci conto se effettivamente con tutto il nostro bagaglio familiare potevamo comunque ancora essere una risorsa per quei bambini che necessitavano di avere il calore di una famiglia. E alla fine del percorso, dove ovviamente sono stati coinvolti appunto anche i nostri figli, ci siamo resi conto che effettivamente sì, era la strada da percorrere, anche perché quella vocina continuava ad esserci e continuava a dirci di andare avanti. Quindi noi appunto ci siamo resi disponibili come famiglia di pronta accoglienza per la fascia 06 e abbiamo nel corso degli anni, abbiamo avuto la nostra prima esperienza di affido nel 2016 e adesso abbiamo in corso la nostra quarta pronta accoglienza. Ogni affido è diverso dall'altro, ogni esperienza è diversa dall'altra. Quello che mette in gioco sicuramente è, al di là dell'impegno di accudimento, di presenza, eccetera, mette in gioco sicuramente una miriade di emozioni che sono difficili da descrivere. Questo perché comunque quando si accoglie un bambino, in realtà, torno un attimino indietro, quando ci arrivò la prima chiamata da parte di AIBI, presentandoci appunto il caso di questi due fratellini, avendo comunque fatto tutto il percorso, avendone parlato a casa, avendone comunque respirato tanto di quello che era la nostra preparazione, abbiamo detto ok, vi diamo la disponibilità. Poi in realtà quando è arrivata la chiamata è stato un po' un colpo di scena, perché quando passi comunque dal dire al fare, ovviamente metti in gioco tutt'altro. Abbiamo risposto sì a questa chiamata e devo dire che in un certo senso sarà che se ne sono arrivati due insieme, ma la nostra vita è stata effettivamente stravolta. E nel cammino ci siamo resi conto che comunque è stata stravolta, ma l'ha resa decisamente migliore. E non solo per quanto riguarda noi come adulti che comunque approcciavamo un qualcosa in cui comunque vedevamo già il bene, l'utilità che si poteva creare, anche comunque per i nostri figli.
Ammetto che nel corso del tempo, nel corso degli affidi, ogni volta che si è salutato questi bambini, che poi hanno continuato la loro vita altrove, ci siamo chiesti se non stessimo mettendo troppa carne sul fuoco per i nostri figli, se non fosse forse portar via a loro qualcosa, i limiti di affetto, di tempo, perché comunque quando accogli, tu ami i bambini che accogli nello stesso modo in cui ami i tuoi figli, non c'è altro modo di amarli, anche perché questi bambini hanno bisogno di questo tipo di amore. E quindi proprio perché gli si stava dando, no, tutte queste attenzioni, questo amore, questo tempo, perché comunque ricordiamoci che l'affido ha comunque in sé anche la famiglia d'origine, e quindi non cioè quello che tu vivi lo vivi con la consapevolezza comunque che questi bambini hanno una famiglia, questi bambini hanno una mamma o un papà o entrambi, hanno dei nonni, e quindi nel momento in cui noi abbiamo accolto questi bambini eravamo consapevoli comunque di accogliere anche il loro vissuto. E devo dire che soprattutto nel salutare questi bambini non è stato semplice per noi, non è stato semplice per i nostri figli, però abbiamo visto anche, e a volte abbiamo vissuto anche, no, queste, un po' queste fatiche le abbiamo viste sui nostri figli, ma anche solo le fatiche magari di ulteriore condivisione di spazi, ulteriore condivisione di tempo, l'arrabbiatura per qualcosa. Però poi abbiamo visto anche i doni che accogliere ha fatto ai nostri figli, perché comunque li vediamo, li abbiamo visti crescere comunque con una sensibilità spiccata verso i bisogni degli altri, con un'empatia incredibile, con la capacità proprio di loro stessi mettersi in gioco ogni volta, perché ogni volta, se pensate dal 2016 ad oggi, sono 4 anni, in 4 anni 4 pronte accoglienze. Vuol dire mettersi in gioco per 4 volte, e devo dire che comunque è stata e continua ad essere un'esperienza magnifica. E come vi dicevo, ogni esperienza è a sé. Noi ad esempio abbiamo accompagnato in 2 tempi diversi 2 bimbe all'adozione da parte di coppie adottive, e anche quello sono state emozioni che noi terremo per tutta la vita, che noi avremo nel cuore per tutta la vita, perché insomma l'accudimento in se stesso, comunque avendo cresciuto già dei figli, ti senti un pochino già comunque preparato, già rodato, fai attenzione comunque a tante piccole cose nel momento in cui non stanno bene, piuttosto che le necessità che possono avere, i passaggi che si fanno con svezzamento, eccetera. Ma quando poi siamo arrivati al momento dell'inserimento di queste bambine con i loro futuri genitori, è stato assolutamente emozionante. Perché vedere la gioia, vedere comunque dovete scusarmi, ma anch'io sono una che si emoziona, quindi vedere la gioia degli sguardi di questi genitori, come se nel primo sguardo che davano a queste bambine fossero rinati, è stato veramente, veramente importante. E al momento abbiamo in corso un'accoglienza di
di una bimba con un progetto invece completamente diverso, perché il progetto è fatto sui loro genitori. E in realtà siamo quasi al termine, perché dopo, ad un certo punto, insomma, si è visto che la fattibilità di rientro nella famiglia d'origine si concretizzava sempre di più, e insieme ad Ivy e ai servizi sociali che hanno in carico la bambina, ci è stato chiesto di fare una vera e propria collaborazione affinché questo avvicinamento con la mamma e il papà di questa bimba potesse avvenire. E quindi ci hanno coinvolto veramente in tutto e per tutto nel progetto, avvicinandoci, e noi ci siamo proprio avvicinati a questi genitori. Negli ultimi mesi li abbiamo, insieme agli educatori, piano piano accompagnati a riconoscere appunto la genitorialità che andavano ad abbracciare. E a breve, anzi in realtà ufficialmente sarebbe iniziato questa mattina, è iniziato appunto l'inserimento di questa bimba con i suoi genitori. E in questo appunto abbiamo collaborato tutti nel prepararlo, nel fare in modo comunque che potesse essere un passaggio naturale. Un passaggio naturale per questa bimba che andava finalmente a ricongiungersi alla sua mamma e al suo papà. E devo dire che anche questa esperienza è bella tosta, è bella impegnativa, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista comunque emotivo, però ha comunque veramente le sue bellezze, perché comunque riuscire a accogliere anche questi genitori senza giudicarli, andare a giudicare le loro fragilità, perché in realtà le fragilità le abbiamo tutti in un modo o nell'altro, bisogna solo essere capaci di gestirle, essere capaci di affrontarle, avere soprattutto delle persone attorno che ti aiutino ad affrontarle. Quindi ci siamo appunto avvicinati e ci siamo resi conto che questa sinergia, questa collaborazione che abbiamo creato è quella che sta portando veramente questa piccola a poter riabbracciare proprio due persone che lei considera già, grazie a tutto quello che è stato fatto in questi mesi, considera già la sua mamma e il suo papà. Quindi è solo una questione di darle proprio il tempo necessario perché poi loro possano essere famiglia. E quando vedi riunirsi questi nuclei, che siano appunto con la loro famiglia d'origine o nei casi proprio più estremi, comunque con i loro genitori adottivi, è comunque una gioia che fa scomparire quella fatica che comunque si prova, sia dal punto di vista comunque fisico che emozionale. Anche perché quando tu vuoi bene a qualcuno, tu desideri che quel qualcuno sia felice. E questo indipendentemente dal fatto che la loro strada sia anche la tua. E questo è quello che noi viviamo, per questo che noi crediamo nell'affido, crediamo nell'accoglienza, perché un figlio può essere un figlio comunque è comunque una persona a cui tu vuoi bene, indipendentemente da quello che sarà la sua strada. E quindi noi la vediamo in questo modo, noi diamo tutto quello che ci è possibile per permettere loro poi di percorrere la strada che il Signore ha scelto per loro. E quindi mi sento di dire che
quella vocina che ci tampinava sempre aveva ragione. E vorrei anche spezzare una lancia a favore di molti servizi comunque pubblici, servizi sociali che noi abbiamo incontrato nella nostra strada, che comunque lavorando insieme a noi, alla nostra associazione, ha fatto veramente dei miracoli per questi bambini, perché alla fine vederli contenti insieme alla loro famiglia credo che sia la gioia più grande. E inoltre la FIDO ci ha anche dato la possibilità di conoscere anche tante altre famiglie che come noi si sono offerti all'accoglienza, e con cui possiamo condividere comunque le nostre gioie, le nostre frustrazioni, i nostri dolori, i nostri buoni risultati, come anche qualche non riuscita. E perché negli anni comunque si sono creati anche dei rapporti di amicizia fra di noi, e quindi di sostegno. E questo sicuramente aiuta perché senti di non essere da solo, di non essere l'unico. Cos'altro? Ma penso sia tutto. È un qualcosa che sicuramente è diverso rispetto all'adozione, ma non per questo ti riempie di meno la vita, non per questo ti fa risentire il genitore, e soprattutto si dà veramente, come si diceva prima, la possibilità comunque a questi bambini che hanno veramente una grande necessità di vivere in un ambiente familiare più stabile, gli dà la possibilità comunque di potersi riprendere, di affidarsi di nuovo a noi adulti, che in certe situazioni noi adulti abbiamo delle fragilità che vanno a colpire loro. Quindi vi ringrazio di averci fatto partecipare, e buona serata a tutti. Grazie mille Laura, veramente per la vostra testimonianza, il vostro racconto, che insomma ci fa capire che la FIDO porta sì complessità, ma anche bellezza, ricchezza e un impegno organizzativo, emotivo, ma anche tanta gioia, no? E credo che sia importante che è passato proprio questo aspetto. E anche il fatto che è importante che ci sia la collaborazione e sapere che c'è un sostegno, una rete di famiglie a cui potersi appoggiare, no? Che possono essere di aiuto. Bene, allora siamo forse un po' stretti nei tempi, ma cerchiamo di sentire anche le altre testimonianze. Abbiamo Marco e Elena che ci racconteranno della loro adozione con un figlio già in casa. Prego, lascio a voi la parola. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo Marco e Elena, siamo i genitori di Matteo e Zili, e ricollegandomi a quello che diceva il presidente Griffini prima, noi apparteniamo a quel 6% di famiglie feconde che hanno fatto un certo tipo di scelta, anche perché io sono già un figlio adottivo, quindi porto dentro di me quel seme di amore, quindi ho vissuto proprio l'amore di una famiglia adottiva nei miei confronti, e quindi è stato un desiderio che ho portato fin da giovane, tanto che ho poi condiviso con la mia futura moglie e abbiamo deciso insieme di condividere questa strada, che l'abbiamo iniziata ancora prima di cercare qualsiasi tipo di figlio, tanto che abbiamo conosciuto Albi, che eravamo ancora fidanzati.
e abbiamo fatto il percorso dove abbiamo conosciuto Massimo Cecchetti e Maria Luisa e abbiamo capito che AIBI era l'associazione che ci avrebbe seguito in questo percorso adottivo. Poi la storia ha voluto che nascesse prima Matteo, abbiamo dovuto sospendere il percorso, è passato il biennio di legge, abbiamo riniziato il percorso con AIBI, abbiamo ottenuto il decreto del tribunale, abbiamo scelto definitivamente AIBI e nel percorso con AIBI, AIBI ci ha consigliato come paese per adottare la Cina e ci ha spiegato che l'adozione in Cina sarebbe stata un'adozione di bambini chiamati special needs, cioè bambini che hanno dei possibili bisogni sanitari da piccoli a grandi che siano. Ci hanno seguito in questo percorso, ci hanno spiegato tutte le possibili complicazioni sanitarie, tutte le possibili conseguenze sanitarie di questi bambini. Noi abbiamo compilato la nostra, fino a che punto saremmo potuti arrivare nella nostra capacità di accoglienza. E a gennaio del 2015 siamo stati chiamati proprio da Anna alla sede di Mestre e ci hanno proposto quella famosa scheda che si parlava prima, che in realtà non è una scheda, è già tuo figlio, perché quando tu lo vedi capisci, sei già quando entri in quella stanza che è tuo figlio. Ci hanno mostrato un video fatto in Cina, chiaramente per mostrare tutte le caratteristiche fisiche che avrebbe avuto il nostro figlio, loro preoccupati probabilmente della nostra possibile scelta, perché il nostro figlio Zili ha la genesia del braccio dell'avambraccio sinistro, cioè non si è formato in sede, perché per un problema cardiaco. E comunque noi abbiamo deciso chiaramente di partire per la Cina, siamo partiti ad aprile e già là ad aprile siamo entrati in quella famosa stanza, che è stato un po' particolare, una cosa, forse delle cose più emozionanti, più vive della nostra, veramente della nostra storia di coppia, di famiglia. E siamo rientrati poi in Italia con Zio. Con la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione principale all'inizio era il discorso cardiaco, perché come genitori non eravamo preparati per capire come gestire un figlio che ha dei problemi potenzialmente cardiaci, ma che poi in realtà non erano nulla di che, ma solo dovuti a più a non conoscenza del problema. E Zili poi è entrato con noi a maggio, già a settembre è stato inserito al nido, anzi lui ha voluto, quasi ci ha spinto ad anticipare i tempi perché voleva già fare una vita sociale, si capiva che era un po' stretto da stare solo a casa con la mamma, quindi aveva proprio questo bisogno, questa necessità forte di vivere questa socialità, e ha iniziato subito senza aver nessuna limitazione dal punto di vista della vita normale nei confronti degli altri. Tanto che lui risulta assolutamente, forse per questa sua carica fisica, questa sua forza, questa sua vitalità, risulta sempre il primo eccelle in tutto, tanto che per fare un esempio anche molto banale, già alla materna facevano i corsi di attività di judo all'interno della scuola materna e il suo maestro di judo ci ha chiesto di poterlo filmare per mostrarlo agli altri genitori che magari si lamentavano che alcune attività potevano essere troppo difficili per i loro figli, che invece Zilì in ogni caso era il primo a farle, ad esempio quella di poter arrotolare la cintura di judo, lui era il primo a riuscire a farlo senza nessun problema, nonostante fosse, cioè, gli venisse meno l'avambraccio sinistro. Da là abbiamo anche da subito cercato anche di ovviare a quel problema, entrando in contatto subito con un centro protesi a Budrio, dove a Budrio è vicino a Bologna, è conosciuta per le varie attività proprio protesiche, e dove gli è stata creata la protesi su misura, che già subito ha permesso per tante attività di sopperire a determinate, tanto che poi invece abbiamo conosciuto anche, siamo iscritti in un'associazione che si chiama Art for Sport, che serve proprio per bambini che hanno necessità di protesi sportive comunque, che ci ha anche consigliato un altro centro dove
siamo andati anche recentemente, gli hanno proprio creato la protesi mioelettrica, cioè non è una protesi sull'estetica, ma è una protesi che ha anche funzionalità, quindi la capacità di poter prendere gli oggetti o di poter fare tutta una serie di attività che per lui sono, ad esempio anche poter andare in bicicletta, tanto per capire. Tanto che lui adesso fa tutte le attività sportive inimmaginabili, cioè ci siamo resi conto che alcune limitazioni erano nostre, mentali più che sue, c'eravamo noi che magari ci ponevamo dei problemi per i suoi confronti. All'inizio lui ci ha chiesto ad esempio di giocare a basket e per noi è stato un po' chissà, magari dopo va incontro a qualche difficoltà che potrebbe, invece alla fine adesso gioca tranquillamente a basket, fa tutto, anzi anche tra i migliori, anzi faccio fatica, io devo impegnarmi a giocare a basket con lui perché tende a... e quindi fa tutto, adesso lui gioca a basket, gioca a tennis, fa sci, fa tutto quello e più di tutto, cioè, ed è super attivo. Super competitivo. Super competitivo, come dice mia moglie, anzi addirittura... Stamattina è tornato arrabbiatissimo da tennis perché ha perso due partite con suo fratello, solo che suo fratello ha 3 anni più di lui, quindi è chiaro che nella logica che perda, ma lui non ci sta, quindi era nero quando siamo andati a prenderlo perché aveva perso e non gli si può spiegare. Quindi lui fa qualsiasi attività e senza nessun problema, anzi... Dal punto di vista, siamo stati seguiti poi qua sia da AIBI, abbiamo trovato comunque tutta l'assistenza anche dal punto di vista sanitario, come dicevo prima, per il suo problema cardiaco siamo seguiti dall'ospedale di Padova, che è solo a livello di routine, di controlli, che continua a dirci che non ha nessun tipo di problematica e che quindi anzi può svolgere qualsiasi attività, non ha nessuna limitazione, facciamo solo i controlli perché chiaramente legati a un bambino che aveva un problema cardiopatico per cui è stato operato e regolarmente tutto superato da questo punto di vista. E poi cosa volevo dire? Niente, mi sono perso. No, per quel famoso... incontro che parlavamo del primo giorno, che mi ricordo quando eravamo in Cina, a Xi'an, dove siamo stati, è stata sicuramente una delle giornate, come dicevo prima, più belle, però per noi lui non ci ha riconosciuto subito come genitori. Abbiamo il video ancora di lui che scappa da noi e che cerca di trovare la via d'uscita quindi c'è la fila di Zili che scappa e noi dietro che lo seguiamo perché... Però un po' adesso un po' ridicola la scena, ma vi assicuro che a tempo era un po' meno da questo punto di vista. E a differenza di chi ci ha preceduto, invece Zilia il primo legame familiare l'ha fatto fortemente con sua mamma, invece non con me. Tanto che il momento in cui, diciamo, lui si è sentito, almeno noi abbiamo percepito che lui si è completamente... affidato a noi è stato nel giorno in cui io e suo fratello siamo andati a vedere l'istituto, tra virgolette ci hanno portato nell'istituto dove lui viveva, e lui ha avuto tempo di passare praticamente una giornata da solo con sua mamma. In quel momento noi, quando siamo tornati la sera, abbiamo proprio vissuto che si è iniziato a formare quel legame familiare forte con sua mamma, è cambiato l'approccio, l'atteggiamento con noi, e da là è stato tutto un percorso molto molto più semplice e che comunque dà ogni giorno un sacco di soddisfazioni, cioè proprio ci sentiamo in famiglia. E con suo fratello, nonostante ci siano chiaramente litigi, amore e odio come succede per tutti i fratelli, ma per lui è legatissimo suo fratello, tutto quello che fa il fratello maggiore per lui è legge, cioè lui vuole rifarlo e vuole farlo anche meglio, nonostante tutto. Bene, penso di essere stato nei tempi forse. Sì, grazie mille, grazie invece del racconto che ci avete fatto di come e condiviso un po' la vostra esperienza. E visto che avete cominciato a parlare dei fratelli, passo subito la parola a Paolo e Francesca, che ci parleranno delle relazioni familiari e rapporti tra fratelli. A voi la parola.
Buonasera a tutti. E allora, noi siamo appunto Paolo e Francesca e siamo genitori di due ragazzi ormai, cioè uno è un ragazzo, l'altro è più piccolo, tutti e due provengono dalla Cina. Bei è il nostro figlio più grande che è con noi dal 2013. Sì, confermo. È con noi dal 2013, quindi noi siamo diventati genitori nel 2013. E qualche anno dopo, due anni dopo per la precisione, abbiamo avviato le pratiche per una seconda adozione, ma poi le cose sono state un po' lunghe e per lentezza nostra e per qualche problematica che abbiamo incontrato durante il percorso da parte dell'equipe adozioni. Si può dire sì. I servizi sociali del Veneto non vogliono la seconda adozione. Ci mettono i bastoni in mezzo alle ruote in più che possono. Ecco, ma alla fine insomma ci siamo riusciti e l'anno scorso, in agosto del 19 appunto, siamo ritornati di nuovo, in luglio siamo ritornati di nuovo in Cina e siamo tornati ai primi di agosto con un altro figlio, con un altro fratello appunto, no? Tong, che è questo ragazzino che forse prima avete visto perché è un po' una forza umana che ogni tanto arriva così e che ha 9 anni. Allora, credo che molte delle cose che sono già state dette dalle altre coppie siano vere anche per noi, soprattutto per quanto riguarda l'incontro, soprattutto per quanto riguarda le emozioni. Sono in maniera diversa, ma sono vere le stesse cose. Credo che valga un po' la pena raccontare invece la particolarità di un figlio che ad un certo punto si ritrova ad essere fratello maggiore e quindi di due bambini che si incontrano e che si scoprono subito fratelli, magari anche sicuramente anche con qualche momento problematico, ma che molto velocemente riescono a costruire un legame molto bello e sorprendente proprio. Allora, dicevamo che i servizi sociali ci avevano ostacolato per questa seconda adozione, proprio partendo nel lavorare con il nostro figlio grande ma tu non stai bene ad essere figlio unico, ma tu vorresti che ci fosse qualcun altro che prenda i tuoi giochi e avanti di questo passo, insomma, no? E quindi, sembrava all'inizio che sì, che accettasse l'idea di avere un fratello, ma che non fosse così felice della cosa, no? Quando poi è avvenuto l'incontro, è vero, è arrivata questa forza strana con cui bisognava fare i conti, ma è stato proprio la presenza di tutti e due che ha semplificato molto la cosa. E abbastanza velocemente si è creato un legame forte tra loro che hanno incominciato subito a riconoscersi e a definirsi fratelli, anche se tutti e due provenivano da un'esperienza precedente per cui erano stati inseriti in famiglie affidatarie dove c'erano degli altri bambini che in qualche modo avevano identificato come tra virgolette fratelli. Però poi, quando è venuto l'incontro con noi famiglia, nella loro testa, nel loro cuore e nella nostra famiglia, si è creato proprio questo legame forte di famiglia, per cui loro sono nostri figli, loro sono fratelli tra di loro. E la cosa che mi sembra sia possa essere bella raccontare è come... siano due ragazzini, due bambini, vabbè, ragazzino uno, bambino l'altro, che provengono tutti e due dalla Cina, ma sono molto diversi, così come spesso si dice, i due fratelli possono essere molto diversi tra loro, no? E quindi Bei, il grande, è molto, molto riservato, molto compassato, di poche parole, l'altro... è una forza... Non sta mai fermo. Sì, non sta mai fermo. Qualcuno ci dice, ma come parla bene appena un anno che è qui? E io rispondo, per forza, non tace mai. Quindi, insomma, cioè, davvero sono molto diversi.
Ma questa differenza ha fatto da subito molto bene all'uno e all'altro contemporaneamente, perché il grande si è da subito ammorbidito, è diventato più sorridente, ha imparato ad aprirsi con più fiducia verso gli altri, accettando quindi di entrare di più in relazione con l'altro. E il piccolo ha imparato, per quanto resti una forza della natura, però ha imparato un po' a contenersi. E l'altra cosa che ci piace ricordare è come il fatto di essere in due abbia per certi versi semplificato a noi quell'operazione che un po' ci diciamo che bisogna fare, un po' sono le cose della vita che portano inevitabilmente a fare, che è quella di parlare della loro storia, no? Noi con Bei, con il figlio grande, abbiamo da subito mantenuto vivo il ricordo della sua prima infanzia in Cina e abbiamo da subito parlato del fatto del suo abbandono, della sua storia. Quando poi siamo tornati a casa dalla Cina con Tong, è capitato qualche tempo dopo, in maniera del tutto casuale e imprevista, perché così vanno le cose, non si può mai decidere quale sia il momento per dire una cosa, sono le situazioni che ti costringono così improvvisamente a rispondere a domande strane. E insomma, una sera capita che vedendo un film salta fuori la storia di un abbandono. Sembrava un film tranquillissimo, eppure in questo film c'è questa madre che abbandona il figlio e Tong, il piccolo, era lì con noi e ha visto la storia, no? E quindi è stato necessario poi ritornare su questo tema e lui ha capito che era stata anche la sua storia quella, no? Del bambino che per volontà di salvarlo, la madre riconosce di non essere capace si di... si suppone non possa essere capace di crescerlo e lo abbandona e altri si prendono cura di lui e poi alla fine verrà adottato, no? Vista questa storia, e c'era venuto male, ma non avevamo via di scampo, insomma, così sono andate le cose, si è parlato appunto dell'abbandono e si è parlato dell'adozione poi, no? E siccome vi dicevo appunto, Tong non tace mai, subito è stato lui che così, durante la cena o il pranzo, non ricordo bene, si è rivolto al fratello dicendogli: ma anche tu sei stato abbandonato? E noi siamo rimasti sorpresi dalla domanda, però questo davvero ha fatto mettere il tutto in una situazione di grande normalità, in cui il racconto delle loro storie è stato tranquillo e qualcosa davvero di normale. Condiviso. Sì, di condiviso proprio. Perciò questo ci porta davvero a dire come... un altro figlio che arriva, il legame tra due fratelli, insomma, sia qualcosa di veramente forte, io sono implifico, di possibile, assolutamente di possibile, ed è naturale che va avanti da solo senza che nessuno ci metta mano, fanno tutto loro, insomma. Sì, qualcosa che ci porta alla fine a riconoscere come normali delle cose che, se invece prima si pensa così di dover fare, di dover dire, sembrano impossibili. Ecco, dentro tutto questo discorso, anche per stare un po' nei tempi, credo che un'altra cosa che potremmo un po' raccontare noi sia un altro aspetto che è nato ovviamente di seguito alle nostre adozioni, cioè il fatto che in questi anni abbiamo mantenuto i contatti con la sede di Mestre a cui noi avevamo fatto riferimento e in questi contatti mantenuti ci è stato proposto poi di cercare di
di agganciare, di cercare di mantenere vivo il contatto tra famiglie. Ed è nata così l'esperienza, un'esperienza che in questo momento risente dei problemi Covid, ma è nata l'esperienza della rete di famiglie. Qualche anno fa abbiamo incominciato a metterci in contatto tra famiglie, alcune le conoscevamo già, Antonello per esempio, l'avevamo conosciuto ancora prima di partire per il primo viaggio, ma ci siamo messi in contatto appunto tra famiglie e abbiamo dato il via ad una serie di incontri periodici che sono stati qualcosa di molto generalmente anche di molto spontaneo e che ha rappresentato e rappresenta anche adesso che di fatto non c'è più niente di strutturato appunto a causa delle difficoltà a ritrovarsi, hanno rappresentato, cioè per cui alla fine si sono creati dei legami tra famiglie e il fatto di sapere di poter contare su qualcuno ogni tanto così per un confronto, per raccontarsi esperienze di vita. Le proprie paure. E per raccontarsi anche le proprie paure, è chiaro, è stato importante quando qualcuno, anche noi stessi, stavamo per partire per la seconda adozione, avere intorno delle altre famiglie che ti sostengono, che sanno che cosa fai, insomma, ti dà forza e ti dà aiuto. Cosa? No, siamo stati nei tempi, assolutamente l'Anna dice che siamo stati bravi. Sì. Siete stati bravissimi, grazie per aver accorciato il vostro intervento. No, ma importante, credo, è sottolineare la bellezza di accogliere due bambini, un fratello e prima un fratello dopo, che può essere il gruppettino di fratelli, quello che sarà, no? Però c'è la ricchezza, no? È complesso, ma anche bello e positivo la convivenza e lo scambio tra fratelli. E poi soprattutto avete sottolineato l'importanza della rete di famiglie, no? Come sia importante legarsi ad altre famiglie per condividere, per sostenersi, per trovare proprio un momento di confronto o di sostegno nei momenti di difficoltà o altro. Visto che siamo in chiusura, intanto volevo condividere con voi il calendario degli incontri che faremo, scusate, non riesco a... che faremo partire già da giovedì prossimo. E sono degli incontri, dopo vedo se riesco a farvelo partire, sono degli incontri che si terranno ogni giovedì, sono 9 incontri, e alcuni sono proposti soprattutto per coppie in attesa di adozione, altri soprattutto per coppie in attesa di affido. Sono incontri gratuiti a prenotazione obbligatoria e per prenotarsi è importante scrivere la mail mestre@ivi.it. Ci saranno poi degli incontri, tre incontri in particolare, quello sulla scuola, il post-adozione e i bisogni delle famiglie, e che invece saranno, probabilmente riusciremo a farli aperti a tutti. Vediamo se adesso riesco a condividere meglio. Non riesco, scusatemi, non riesco a far passare l'altro. Eccolo qui. Ecco. Adesso dovreste riuscire a vederli. Ecco, già giovedì 10 c'è il primo incontro, la narrazione della storia di adozione. Ecco, questo è soprattutto per coppie in attesa di adozione. E poi si parlerà della tematica dei nonni, e la scuola invece è quello che dicevo, che probabilmente riusciremo ad aprirlo un po' a tutti. E via dicendo, poi lo troverete anche nel sito questo calendario. Adesso chiedo di condividere anche un link di un video molto bello, dove potrete così ascoltare un po' alcune esperienze e oltre a vedere un po' delle attività di AIBI che vengono descritte relativamente all'adozione,
l'adozione, l'affido in casa famiglia e la cooperazione internazionale in Siria. Quindi adesso magari vi verrà condiviso questo link e voi potrete andare quando volete a, così per vederlo. E lo potrete guardare dopo la diretta sulla pagina Facebook. Bene, allora non mi sembra che siano arrivate particolari, non sono arrivate domande per le nostre famiglie che hanno portato testimonianza, che hanno condiviso con noi tante emozioni, tante esperienze e tanta positività, soprattutto per quel che riguarda il percorso adottivo. Io ringrazio tutti i relatori per aver partecipato. Ecco, mi sta arrivando che i commenti che sono stati fatti sono stati proprio di ringraziano delle vostre condivisioni, di aver raccontato le vostre esperienze, di aver raccontato le vostre emozioni. Quindi questo è un ringraziamento che arriva da chi vi ha ascoltato. Sto parlando appunto alle nostre famiglie che hanno portato la loro testimonianza. Ecco, io ringrazio i relatori, ringrazio le famiglie e per la vostra disponibilità, la vostra partecipazione, e aspetto tutte le famiglie in attesa che vogliono iscriversi al nostro percorso del giovedì, e che partirà appunto già il 10 dicembre e in successione ci saranno questi 9 incontri. Ringrazio ancora tutti, buona serata e arrivederci alla prossima. Grazie mille a tutti, veramente, grazie. Thank you.